bocca, perché il dottor Dardanelli odia la luce del sole quando si sveglia. Ma come sarebbe? Giulio non ne ancora? Alle 10:30 del mattino? Strano, ma ne pare. Difatti, l'ancugnaga c'ha mamma per curarsi uffo. Ah, adesso ho capito perché non si è ancora fatto vivo in clinica stamattina. Hai capito il signorino? Lui dorme, lui. E la signora, dov'è la signora? Ah, l'è andata a messa con sua mamma. Ah. La signora Dio Taglieri. Sento, è tanto devota la signora, eh? Sempre. Senta, Carlo, mi faccia la cortesia, mi svegli il dottore che gli devo parlare, su. Lei fa il filtreppo e dice come cavella il dottore, ma per fare niente dopo. Ora non resta che aspettare. La luce del giorno lo sveglierà poco alla volta, perché se mi ucciamento lo disviene sul culo, che resta nervoso per tutto il dì. E per un grande chirurgo come lui sarebbe grave. Ma dimmi tu quante storie per svegliare una persona. Vabbè, se non ci pensa lei, ci penso io. Mai, e non permetterei mai. Andiamo, viaggio, mi lasci fare. Non permetterei mai. Ma dico, manchi la signora. Entrerà nella sua stanza qualche volta, mai. No? Assolutamente mai. Cosa devi dire mai? Avrà bisogno, se fruttirà, di venire a prendere qualche cosa nella stanza, la signora. È tanti anni che sono al suo servizio. Mi mai dismandato la stanza in annuncio. A me padrone. Ah no, no? È curioso. Allora può darsi che per delicatezza il dottore vada nella stanza della signora. Ha tanti anni che sono al suo servizio, di mai visto mio padrone dentro stanza in madama. E che cosa fanno? Si mandano le letterine? Si mandano? Lei mi capisce, vero? Tanti anni che sono al suo servizio, di mai visto le mie lettere, mio caro signore. Insomma, basta! Basta con questa storia. Ho perdato, lo sveglio io. Giulio, sveglia. Giulio, sono io. Dardanelli, sveglia. Giulio. Ma cosa c'è, una mucca qui dentro? No, no, è il mio padrone, che al primo entusiasmo fa sempre il verso della vacca. Ma va, ma che dici? Beh, come io, ma da dove veniva quel verso? Ma sicuramente veniva dal cagliato, non ripeto, il primo entusiasmo che fa sempre... Provi parei. Oh, mi porco. Ma che cosa fa nell'armadio? Ogni tanti anni che sono stato sta lei fuori a Firenze. Sì, ma non è l'armadio, mi fammi vedere le gambe. Oh, tanti anni che sono sul servizio, ma mangiamo a me una cosa. Ma che cosa fai? Fa vedere le gambe. Giulio, ma che ma stia bravo, ma non vedi che sta sognando il dottore, su? Ah, ma sta sognando. E bene, Giulio, che sognerà? Mie gambe sono non proprio tan belle, ma... Sì, l'abbiamo capito, sono pegnata la capella. Ma se sforo, Fior, se la buca amara ti vuoi portare un caffè amaro, ma dunque no, ma per via sì, perché sì. Mi faccia la cortesia, Biagio, vado in cucina e mi porti, sì, un po' di bicarbonato, dell'acqua calda e del limone, va bene, vada. E il parapio? No, il parapio, scusa, sarà qui da... Piovi, gli da mancare il parapio. Ma cosa fa, piove in camera la tua? Ma da lì per l'acqua, su, sì, va. Sì, tengo bene, raccomando il viaggio. Ti sposti, va. Ho capito! Il signorino si è dato la pazza gioia e si è ubriacato ieri sera! Bravo, bravo! La colpa è tua! Metti che la spunta me guarda che non ho la colpa è tua! Ma stavi bene a sentire, Giulio! Ti ricordi ieri sera che cosa ti ho detto, eh? Te lo ricordi ieri sera prima di uscire dalla clinica che cosa ti ho detto? Cosa mi hai detto? Non ti ricordi niente. No, ieri sera, prima di andare a casa, dopo il lavoro, ti ho semplicemente detto, Giulio, prima di andare a casa ti va di bere qualcosa? Sì, sì, sì. Ma per bere qualcosa tu la spurtavi te, eh? La spurtavi anche Luca che si chiama Bacco Tabacco e Venere, ecco tu la spurtavi te. E che seratina però! Che seratina che abbiamo passato! Anche se dopo lo spettacolo io ti avevo proposto di andare a casa, niente! Tu eri circondato da quattro ballerine, due di qua, due di là. Ale, continuavi a ballare il cantare, chi ti fermava più? Ehi, avevo un bel dirti, Giulio, sì. Guarda che non hai più l'età per fare certe cose. Niente, tu saltavi di qua, saltavi di là. Parla e bianca! Giulio, guarda che tua moglie e tua suocera potrebbero... Parla bianca, sì! Niente,
sai che cosa mi hai risposto? Tu mi hai risposto, cito testualmente: "Di a quella vecchia gallina miope di mia moglie e a quella vecchia cartessa di mia suocera che qui ho lavato pane per i miei denti." Ma parla piombro, piacere. Poi dopo ti sei ritirato in un salottino privato, in un privé, con tutte e quattro le ballerine, una, due, tre, quattro, e chi si è visto, caro mio. Sì, ma è lì che devo sapere fuori la vista, è lì che dovevi dimostrarti, amico, di espurtare qua, né la sapere bene lì. Ecco due sotto fuori la vista. Ma la fai facile tu, ma ti dovevi vedere come eri in quel momento. E poi tu lo sai meglio di me, Giulio, quando l'eremita si fa diavolo, non lo tiene più. Sì, quella che capite, butta via le cicche, mi accasto in banega, via, butta via le cicche. Mamma mia, come sei nervoso. Nervoso. Ma quanto hai bevuto? Quanto ho bevuto. Non sei ne quanto ho bevuto, bevuto. Oddio, ricordo che l'ultima volta era saltavo lì, era pieghe fute. Pieno, questo sì, era pieno. Ma proprio mi dite, bevo quasi male. E lo so, sì, ma se stai, mio marito si sente male. Oddio, io mi affumo. E allora? Eccomi, allora, cosa fai? Ma in mia sposa l'ha messo in cuore. Ma stai calmo. Cosa fa con me? Ma cosa vuoi fare? Tanto che calato il fiamme. Su, ma stai calmo. Dottore, sua funna e sua suocera chiedono se il signore è abbastanza decente per il cielo. Ecco, sono abbastanza decente per il cielo, che dimmi tu pure. Beh, non fai più schifo del solito. Grazie, sono gentile, sì. Prego, faccia entrare. Ma stai tranquillo, la sbogna ti è passata. Stai bene, ma stai tranquillo. Sì, sto bene, come prego, signore, accompagnati. Da noi, in presenza mia e mia figlia, porca giù, come per me? Ma come lì, mamma? Sotto sarà nudo. Beh, ma per forza, scusi, sotto i vestiti siamo tutti nudi. Chi ha che si interessa a lei? Scusi. E allora qui è male, così bello, nudo. Ecco, dici. Sei nudo, il giornetto mio? Sì, certo che sono nudo. La sì. Sotto sono nudo. E sotto siamo tutti nudi. Si copra, vuoi farci vedere le sue sconcette, Carolina Cuclune? Le sue disconcerti. Mamma, vieni a me, fammi una intradia, o vieni anche le malavi. Come le corde, mi vieni. Ma dove è la fruttissimo? Sarai grave. Carolina, alle la fronte Biagio. Ma sarai grave? Biagio, che hai daga si vede la vestaglia, e che hai la beauty che hai gruppo al curdum, Biagio. Il cordone è un gruppo da solo, ma mica non il cordone, ma fammi un po' che piace il cordone è un gruppo da solo. E cerca di girare da poco a poco, per poco più tardi. Qua, lì, sì. Ma la visita, è grave. Ma chi è? Sei proprio venuto. Anche questo cordone e basta? Sì. È grave, lo ha visitato, lo ha. Beh, grave. Sì. Grave non è. Diciamo che non ha più la testa. Alla mai ha la testa. Ecco. Sì. Sì. Lei partito il tigre, dottore, mi dica, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvertire i parenti? Chiamare un notaio per il testamento? No, ma non è che sia così grave, signore, lasci fare, non è così grave. Sembra, ma non è grave. Ma cosa dice? Non vuole neanche levare il mancoi. Il mancoi perché per te è stonsenato. Ma stai, è il dottore a dire. È il dottore a dire, cosa c'è il dottore? Su dottore anche a me, ma saprei dire più grave da solo. I vostri pazienti muoiono sempre tutti. I miei, se mi permette, sono ancora lì, Ma mi do anche se stiamo a Travaglio, non farò neanche tu che comandi. Ma che cosa vuol dire? Scusa, mi chiamo Travaglio, non si può ancora, neanche con me, non ho capito, scusa. Ecco cosa ci vuole. Una bella purga fatta con sale. Sì, una bella purga, stanza piena, e ne abito a due, anzi, tra bene. Gestione purifica il pelo. E sale va giù. Anzi, vado via a preparare. Ti ha cavato a cercare i bimbi cermo bel grosso. E te lo porta in via stanza. Con permesso. Dopo stanotte vediamo, Se mi la purga la più va bimbi la purga in vita mia e i mai piai. La purga la più neanche se mi appassiona. No, la purga la più. Il piccioncino fa i capricetti? Il piccioncino si arrabbia con la piccioncina? Guarda che ti faccio. Ma lei il dottor Travaglio! Abbia pazienza. Tu devi prendere la purga per amore mio e di mamma. Sì. Avanti, levati la vestaglia. Ma tu mi fa fare, signore, fa sbagliare. Dammi la vestaglia mia. Sì, porca.
bella vestaglia. Ma dice la notte, vero, sì. Dottor Giovanni? Sì, qui. Su, sì. Se bevi tutto il San Marino, dopo ti dà quel dolcino. Dopo andassi al dolcino, sì, dopo. Ma, sì. Scusa, dottor Travaglio. Ah, no, prego, prego. Senti un po', tesoro. Sì. Ma come mai stamattina, quando sono venuta nella tua stanza di nascosto da mamma, la spadime che stasi smai? Che dite che stasi... Chi stamattina si è svenuta nella mia stanza? Eh già! A te? A Sature, prima di andare a messa con mamma! A Sature? Ma sì! E lei anche fate un bacio! Ma ti sei girati dall'auto, la sei... A Sature, chi sta... Non ho voglia! A Sature, ti stamattina struamente bene? Sì! E lei torna a basate! Ma ti sei girati tutta dall'auto e la torna di... Ma le fa un e allora mi sono andata via, però... Adesso mi dispiace perché casenta tutto il travaglio. No, sono qua, signora, qua mi vede. Tesoro, di domanda cosa. Sì, fa più. Casenta tutto il travaglio. Sì. No, dico lui di solito che alle feste il suo dovere coniugale lo fa, lo capisce lui per le feste. Ma solo per le feste però mi sembra di capire, eh. E siccome oggi è il 14 di luglio, io pensavo che... No, scusi signora, che cos'è che si festeggia il 14 luglio? La presa della Bastiglia. Cosa fa, signora? Cosa fa? Scherziamo. Invece non fa niente. Ah, ho capito, lei conta anche le feste straniere, così va. Ho capito, Giulia. È un tipo curioso, mi piace. Sì. Sì. Niente. E adesso tu cospetti a fare a gusto. È lunga, immagino, signora, lo so. Ma che sembra un po' tutto il travaglio. Sì, sono qua. Ma come mai lui... durante, cioè, quando non ci sono ricorrenze, le feste senza ricorrenze, nei giorni feriali lui non prende niente, né la Bastiglia né altro. Ah, neanche la Bastiglia prende, niente. Ma non lo so, signora, sarà la debolezza, eh? Quale debolezza? Non lo so. Ma si può fare qualcosa? Si può fare qualcosa? Sì, si può fare qualcosa. Si può fare qualcosa? Sì. Cambia suggerimento. Ma che cambia? Guardi, ci penso io, lo prendo in cura io, li faccio fare una bella curetta e va tutto a posto. No, fa fare una curetta. Aia, sì, stia bene. Che bello, caro, ma hai visto? Sì, là. Chi, dottor, ti fa fare una curetta? Sì, una curetta, bene. Signora mia, si fidi, lasci fare a me, vada tranquilla. Mi raccomando, la curetta. Ma lasci, lasci fare a me, Carolina, mi fu una curetta adesso pure da parte. No, dove sta la signora? Qui, da questa parte, per carità, là. Stia attento alla scala, signore! Lascia che ti dica una cosa. Comunque, in fondo, tua moglie è una donna deliziosa. Bravo, la scoprirà su. In fondo, ma metta proprio in tempo. Perché lo sa benissimo che mi viene a parei, se fissa ne stai per la dote, l'avrei un mai piano. Però è un tipo curioso, mi fa ridere! Sì, sì, no, sapessi quante risate ci facciamo noi, tante risate ci fanno. Comunque è sempre mentira che mia suocera tu garantisci. Guarda, senti, ma l'ho sentito in quella lì. Aspetta, ascolta. E certo, sentito la mia cassatura stamattina è nua, la dame in basina e il lei. Ma come la fai che tu hai un lei che mi passa la notte già al mare? È effettivamente una cosa curiosa. Curiosa. Anche se potresti essere sonnambulo. Ma sapete, sei sonnambulo, guarda. Con la spadiglia adesso hai sonno tu che facevo la... Come spadiglio? Ma perché dovevo sbadigliare? Lo so, dove lo dici tu? Ma perché dovevo sbadigliare? Non lo so, ma va là! Hai mal di schiena? Da quando hai mal di schiena che fai io e così? Ah! Ma non mi fa male niente, ma perché? Ma perché fai così e dici... Ma non mi fa male niente, ma scherziamo! Dammi un caffè, tesoro! A parte il fatto che tesoro non mi hai mai chiamato, va bene l'amicizia, lo capisco, però oggi non volevi il caffè, adesso lo vuoi, dopodomani non lo vuoi, che cosa vuoi? E decidi! È la bocca barra, vieni che è la bocca barra, Ma sì! Oddio! Da fumo a cervere! Sento meglio di un uomo, io te lo dico! Cosa fa qui la Tenelet? Cosa ci farei nel mio letto? Cosa fa qui la Tenelet davanti? Cosa fa Tenelet? Cosa faccio? Sì. Beh, io sono entrata nel suo letto, sa? E mi è stato facile entrare nel suo letto. Mi sono tolta i vestiti, ho alzato le coperte e mi sono coricata. Ecco, c'è tolto i vestiti? Sì, i vestiti. Allora lei è nuda. Porca miseria. Proprio nuda, no, amore mio. Non mi chiami amore mio, per carità, non le permetto di chiamarmi amore mio. Ma magari lo dicessi a me. Sì, parla di noi. Se non c'è là, va di noi. Come la fai da finita in Ah, ma tu hai bel coraggio. Ma certo. Ma sei tu che mi ci hai portato. Io? Ma
Coccolina mia, vieni con me. Io ti amo, ti porterò via io da questa vita, ti voglio sposare. Oh! Abbiamo fatto follie in questo lettone, solo che poi tu ti sei alzato per andare a fare pipì e non sei più tornata. Ah, è possibile andare a fare pipì in bagno, hai fatto pipì nell'armadio. Ho capito perché ti hai sbagliato a posta. Sei un tipo curioso, sei un tipo. Ma adesso fumo, sono curioso. Guarda, che lo dico, ieri sera tu eri ubriaco fradicio. È vero. Oh, per la verità lo ero anch'io. Ma che serata magnifica. Che faccio? Ma dimmi cosa faccio adesso? Cosa faccio? Che faccio? Vabbè, mantieni la promessa e mi sposi. Come sarebbe lì? Ma mi sai neanche a chi sei? Ma chi sono lì? Ma me sono Chantal! Prima ballerina di Bacco Tabacco Venere. Di? Ah. Una ballerina! Una delle quattro! Complimenti! Una ballerina del Bacco Tabacco Venere! Hai visto che cambia soggetto con sì, bravo, in carne e ossa, più carne che ossa, complimenti! Chantal, vero? Francese, di Parigi scommetto, No, di Bricherasio. Ecco perché... veramente Chantal è il nome d'arte, ma mi chiamo Erminia Botasso di Bricherasio. No, ma chiamiamola Chantal, suona meglio Chantal, mi piace di più, c'è la magia, io ho queste cose. Erminia Botasso. Guarda. Ecco chi l'hai basamista, ma c'è nemmi Carmina chi l'ha basata e l'ha baciato. Erminia Botasso ha baciato. Perché fu male? Ma sono qua da morire! Fortunato che... Sentite, non potete entrare perché io sono ancora nudo! Bravo, sì, così! Signora, mettetela nel letto! Mettetela nel letto! Signora, nel letto, in mentalità! C'è sua gente perché c'è tutti qui fuori! Una cosa schifosa! Non si può entrare! Mettiti nel letto! Mettiti nel letto! E dove vuoi andare? Mettiti nel letto! Signorina, lei stia sotto, Stia sotto, per la sua vita! Stia giù! Mettimi una palla su, intanto le palle! Sì, lo fai!
soffoco, va bene, sì. E sono a letto vestito, con suo marito che ha la febbre, mi tiene caldo, mi fa caldo e... Io quasi quasi mi spoglio. È meglio che lei uscite perché io mi devo spogliare, uscire in fretta, perché io mi devo denudare. Cosa mi piace? Ma questo è bello. Fa caldo impressionante, signora, mamma mia, che caldo! Mamma! Oh, che caldo! Ma le mutande, dottor Travaglio! Ma le mutande? Ma fa scherzo! Va bene, allora mi tolgo anche quelle! Va bene, che lo faccio, signora! Ma è impazzito! Fogliarsi così senza un motivo! Fa caldo! Davanti a due signore! E sappia che finché ci sarà lei in questa camera, io non verrò più da mio genere! Ma... Vergogna! Giusto! Sì, vergogna! Vergogna, giusto! Ma lei non domanda via da sì! Che sono tutti mal! Se ne è andato prima! Che coroni! Patalotta! Patalotta, la salenta per iniziare, che l'impagnisce più! Sì! Adesso si vanno a fuori! Andare caro, però la guarda! No, 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 mi intasco posso va bene, va bene! Ma dimmi tu quante storie per farle andare via queste due! Devo fare, tutto ti capisco! Ma come fare, ti capisco! Ma come fare, muori su qua, avanti da te! Ma io muoio soffocato! Soffocatemi! Vestiti, sì, vestiti, vestiti. Vestiti. Se tu me ne togli. Sono anche da vestiti. Ma guarda, 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 guarda le giornate, non sei mai andato. Le scarpe, sì, aspetta. Eccoli. Veloce, in fretta, su. Aia, no, attenzione che sono il nervo sciatico che ti ricatto, signora. Aia, signora, no, 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 non spinga così. Aia, aia, grazie. Va bene. Comunque, ma partito. Ora mi ha partito. No, 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 alt. Ma per dire una cosa, anche se ora mi lei l'avesse, lei viene l'intention di andare. Ricordi la promessa che la sua ame. Voglio un marito, non cambiate questo spiacimento. Ma la mia cosa ma proprio ora, avete tanta veglia di scusate. Sì, ma proprio... ne avete tanta veglia, perché avete ogni se ne gramma scansù. Ma lo sapete, ma lo sapete che mi figlia tra di fa, ero fidanzata. Ma da, oh, sì, sì, certo. E perché la piantava per scusare secondo cotto. La buona società, ma piantami mi chantal per no, ma la piantate tipo ma è bene, che tu vedi? Le sette le ma mi sento abbandonare una donna con queste due qualità che va bene, scusi, ma che cos'è questo bel tipo, signore? È un tenentino squattrinato, ma così affascinante, oh sì. Il tenente Massimiliano Giannetti. Giannetti, Ma per 3 anni mi ha amata e poi così mi ha piantata. Però... però mi vendicherai, oh sì che vendicherai, ah? Sì, e tan lei scritti una bella lettera e due le die che sul tuo amen nome, sì, mi sono presa un uomo, un po' vecchiotto, grazie, di vita, sì, ma bello e ricco, ah, sì, e le dai il tuo indirizzo. Ecco, fatto, ora spaiti, ma ti sei smata, ma se anche tu hai voluto aggiungere di tuo pugno, amo Chantal pazzamente, la sposerò. E lei firma la lettera? Sì, la scritta tra firme. Ah, bravo, come ero con il suo pasticcio combinato, cosa fa? Cosa io? Diciamo scusa, di là c'è suo zio, il generale Dardanelli. Oddio! È arrivato ora dall'Africa e vuole essere ricevuto subito. Ma ce l'era l'africano! E ce l'era l'africano! Ma scusa, lei dite che si viene in treni, ma la sanno 10 papi, che io rumori buono! Ma il fate del Dino, le figlie dia che era il dottore in Trastanzia. Sì. E sa quello spuntino. Meno male che sono arrivato in tempo, così potrò vederlo prima che porti lo colpo. Sì, 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 no, 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 sta roba da parecchia parecchia. Sì, adesso fuma, scusa, cosa fuma? Adesso, io tocco di studio. No, 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 ti la scaccia a me che sbagliati, siete stiti di sono e come? Ma non sono qua, io piccioncino mio, ti aiuto. La fa uguale, e adesso sparisce dalla circolazione. Ma non poteva dire, e che lui no! E che lui è fatto aprire in questa qua che sta avanti! Benissimo! Aspetta un attimo! Ci sono! Mettiti nel letto! Torna! E tu non vuoi andare nell'armadio! Mettiti nel letto! No! Mettiti qui! E finiti di stare male! Diaggio, venga qua! Lei ha detto al generale che lui è moribondo! Sì, va bene! Dio mi tiene! Va bene, va bene! Mi trovi qualcosa per il tuo figlio? Una sciarpa, una coperta, qualcosa! Qua, tu mettiti qua e fingi di essere malato, Fingi di essere malato! Ha trovato, piazza! Ma sono spassino di te! Fammi sentire! Geni! Ma fai schifo, sei un moribondo di seconda categoria! Ma Geni, di più, pensa a tua moglie! Si, ma fatti proprio venire l'affanno! Pensa a tua suocera nuda! Come stai? Oh, ma come stai?
La gente si spalla, si spalla come un cadavere, la spiega come un grosso, ma senza una specie di arcobaleno. Ma come si spalla come un ma veramente, Giulio, glielo dico bene, ma in stai, ma pare che sono fresco. Giulio, sì. Giulio, ma che diavolo è capitato? Ma che diavolo è capitato? Povero Giulio, sono sempre i migliori che se ne vanno, sempre i migliori. Per qualsiasi moni, dice un bel si tranquillo se divano. Ora, il dice, per carità, e si mi capita di a tre. Hai visto i veri tanti, si mette il capo di battaglia. Bravo, bravo, ecco, bravo, si va a destra, si mette tanti meriti se il capo di battaglia, mi sono bel si sa divano, sono andato, oh, per scusa che male di qua che sono. L'incura neanche presentate, è il mio medico personale, sì, il dottor Travaglio. Sì, sì, fortunato. Fortunatissimo. No, ma fortunato sarebbe il mio nome, mi chiamo così e... Ah, sì? Ok, cosa più riusa? Ma perché? Come nel sistema, pensi? No! È l'ultima moda. L'hai desmentito l'Ebraia? L'Ebraia da quale? L'ultima moda, sì, 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 l'ultima moda. Questa è proprio l'ultima, sì. Non ce ne sono altre. La moda da risparmi anche la stoppa. Ma quest'anno va al panzaloncino foto. Sì, sì. Ma che dico, dottor, che dice? Direrà pure tanto. Direrà, mi ricendo, non sento che avrò preso. No. Non è così grave. No. È solo che lui ha preso, che cosa? Una congestione. È così, ha preso una congestione, una brutta congestione che gli si piazza qua, non va più via, capisci? Ma dottor, una congestione, ma sarei con che certi amero senza neanche così il della Ah! Sì, allora facciamo una cosa, se fa amore ancora vivo non muore più, è contento? Sì, così, ma non aspettavamo il tuo ritorno così presto dall'altro. Così presto? Sì. Ma per te, desa in Africa sono pochi. Desa. Ma che desa in Africa? E dimmi la zia come sta? Bene, bene, è morta. Mannaggia la miseria! Ma come? Sì, era lui, era di Rancheto. Ah, era di Rancheto? Sì, ma come? Sì. Per cui, sono restato a vivere con mia figlia Enrichetta. D'accordo, tua cugina? Sì! Sì, sì, ma vedi, io mi sono spartito 10 anni fa per l'Africa, sì. Era 10 anni fa la fettina che la mia ha fatto 10 anni, eccola. Camisa fotografia. Guarda, che bella, ci rimane che via, meglio non le va. Bellissimo. Via che il tanca basta un poco come dovessi tutte le funne. Ma come sa cucinare, ricamare e ma soprattutto la bella donna. La bella donna? L'hai sposata? No, prima era nega abbastanza occa, ora invece è una situazione abbastanza ideale. Ah, capito. Quindi diciamo che ti sì, io sei ritornato all'Africa per essere, vorresti trovarli, come dire, un marito. Ecco, no, no, un marito c'è già. Sì, 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 sì. Ai miei ordini in Africa ho avuto un buon soldato, un tenente di grande avvenire. Ah. Sì, sì, sì. Sono conosciuto Enrichetta l'innamorata, se sono scritte per quadrai e l'anno passato è tornato a terra nella fidanzamento. Oh. Parei tutto è pronto per il matrimonio. La famiglia Giannetti è contenta. Giannetti? Sì, perché era così. No. Ma io l'ho già sentito. Sì, no. La famiglia Giannetti è contenta ed Enrichetta ha trovato l'uomo dei suoi sogni. Cerca le braille. Sì. L'uomo dei suoi sogni. Come stai mai detto che per Rita Canaia è? Io? No, io. Come non ho detto che io? Rita Canaia è? No, perché dico sotto mila musche le rivolta, ma non è dita, non è dita brutta canaia. No, è quella la dita, la dita brutta tenaglia, voi volete sapere il significato proprio della parola? Bravo. Sì. Sì. Allora, c'è un'altra domanda? No. Brutta tenaglia, ha presente quegli animali che... No. Ecco, attanagliare, tenere nella tenaglia. La morsa. È chiaro, no? Ma che è chiaro, capisci, niente, è scuro. Lei è generale? Ciao da generale. Benissimo. Lei, generale, che lei era già attanagliato da un bel po', la figlia attanagliata del generale attanagliato, anche lui, ha preso nella tanaglia il tenaglio, il tenente attanagliato, che quando... Ecco! Ha scapito, no? Io le perché le proprio la tanaglia, ma sì. Il capito, grosso è, sì, sì. Dovrei però visitare da lui. Da bravo di tutto. E la fai tu da solo. La fai tu da solo, sì. Complimenti. Grazie, si fa quel che si può, sa uno... Dunque, secondo me niente, sì.
mi sono si interessi con noi, per andare via dopo un matrimonio, no? C'è perché il ricchetto, ho detto non è, sì, è da mangiare, una difesa, no? E vieni in una alla... Oh, vieni, sì che l'avrei da mandare un po' d'Africa di vino. Sì, 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 sì. Perché vado alla villa, sì. No? Perché trovo la villa e automaticamente la mia lavagna che può... Sì. Guarda, guarda il toilette. Senz'altro mio nipote ti avrà parlato di me. Continuamente mi ha sempre raccontato delle vostre imprese sul campo, delle vostre battaglie. Tuo zio caro è un uomo veramente affascinante. Se tu sei deliziosa, tu preparerai splendidamente mia figlia al matrimonio. Sì, sarai la sua madrina, la sua confidente, la sua maestra. Insomma, sarà un matrimonio stupendo. Sì, 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 insomma, posto. Sì, sarà per chi la serve. Io sono bravissima a fare. Io sono bravissima a fare da vice madre. Perché io ecco avrei voluto avere tanti bei borgonetti che correvano su e giù così. Ma Chiara è sempre malavi, lei è sempre tanto malavi, caro zio. Sì. È un esame in matrimonio? Niente, niente. Sì. Ha ragione la signora, eh. E pensate che io ho anche pensato di fare una curetta, eh. Sì. Ed il problema suo è che lui non... è che lui è giù. E come ti chiami? Ecco, io sono... Erminia Dardanelli. Oh,
Senti, cara Emina, allora posso contare sul tuo aiuto? Ma certo, caro zio, sì. Ma sicuramente verrò con voi in villa. Io veramente vorrei anche... Ma dimmi tu, ma se il treno? Sì. Perché se mi resta in bene, sì, mi resta da giù e porti in tale stessa. Sì, ma per no, oltre tutto, la tomba di Pompia, la vita. La tomba, se sì, dovesse sì succedere qualche cosa di straordinario, sì, insomma, tanto più comodo che fino alla... La tomba lì, la tomba lì, la tomba lì, la fortuna che ha... vedi, sei fortunato! Ecco, sì, se vuoi, sei già sul posto! Sì, cerca le braglie gratine. Dottore, Perché vengono anche a nulla? No! No! Ma non è per me, Perché? È per lui! E perché che non è che noi possiamo lasciare la clinica sfitta tutte e due, non no, è possibile. No, il dottor Travaglio, lei deve venire. Ma se dico di no! Ma se ci fosse bisogno di un'operazione. Ma che operazione? E lei se ti aggravassi? Ma come su che muore punto? Cioè lei posso un po' malato, ma lei che su muore punto all'operazione. Sì, bene, simpatica. Allora posso contare su di te. Ma certo, zio caro, stasera sarò in villa, ma che andiamo? No, no, non puoi uscire dalla villa così, cara, tu ultimamente ti dimentichi un po' troppo delle cose. Lo sai che bene sia, adesso venga il vicecurato, venga il previa, deve fare dei vocali. Alle tanto devota, cantante il coro della parrocchia. Sì, è del presidente, e loro vanno dall'altra parte e fanno i vocalizzi. Sì, 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 vai. Sì, ma va a fare le prove, vai via. Oh, a fare le prove, sì. Io vado a fare i vocalizzi. Ecco, vai, sì, sì, ecco, sì. Sì, dall'altra linea. Dove si è passato? Dove si è passato? Sì? Dottor, sì. La signora del signore chiede se può entrare. Oh no! No! Va bene, falla passare, sì, legge, sì, lo zio, sì, vuole conoscere, sì, va bene, sì, falla passare. Sì, sì, no, sì, vai a passare, sì, prego, e oltretutto... Sì, no, tua moglie? Mia moglie? No, la moglie di chi? La moglie di... Chi è che deve entrare? Chi è che deve entrare? La moglie... Ah, del dottore? Sì, sì. Sì! No! Sì! No! Sì, sì, sì! Amico caro, ricordati anche che tua moglie è leggermente mio per il mento. Oh, ma ci lascia la moglie! Ma non è la moglie! Ma non è la capita moglie! Ma lei, sì, ma sì, che sì, cosa dici? Ma si fa? Ma non va! Ma no, per carità, fai pure passare! Ma come fai passare? Sì, sì, amica cara! Oh, cara, sì! No, amica cara! È arrivato il dottore, il mio zio, Tartanelli, lo zio africano dall'Africa! Il generale, sì! Sono lo zio, no, cara, no, io sono io, no, lo zio è lui, eccola qua, vede, eccoci. Oh, zio, onorato, sì, era tanto che si aspettava. Ah, sì, davvero, sì, veramente, compagna fuori, sì, 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 a ospedale, sì, sì, che sto pregando, sì, stai pregando, sì, e sua moglie, sì, no, sì, la sua moglie, perché, ma zio, ora aspetta, la svista fa mia funa, la svista mia funa, sì, tanto bella, mia funa è tanto bella, ma venga, ha fatto anche pure belle cose, sarese, no, per il travaglio di cavalli, ma che? Le ne importa? La mia invece! Quando è studente bambino, allora sua funga aveva sì, e da una mano per sì, 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 no, ma si vede subito che sua funga è veramente sì, appunta, sì. Ricorda molto mia moglie, ricordo. Però ringrazio il dottore. Che funga si di Runè? Mero, 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 hai una fortuna che se non la funga gli rimane sempre la suocera. Sì, 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 e segui tutti i due.
tutto di dare la sì, ma solo quando lui è malato, sì, lei sono per dare una mano quando... Ma continui su Corvino, e poi c'era la mia salute. Gode di ottima salute. Oh, l'esercizio. Sì. Perché come dicevo prima, che funde sì. Non dura, no? Non dura. Lo sapevo. Voglio presto, voglio presto. Ti presento il generale. Eh no, no, io non, no, non sono il generale, io sono sempre io, sono il generale, eccolo qui. E questa signora invece è la signora del Gisa, la suocera. Sì, fortunato. Ah, fortunato, scusi, mamma ti presento il generale. No, sono fortunato io. Ma fortunato non era lui. No, sono io. Ah, mamma, no, signora, allora ti io prima le ho detto fortunato. Ah, fortunato! Ma ti presento il generale! Sono fortunato io! Ma dove è il generale? Là! Dove è il generale? Sì! Cavallina, una casa stega presento da sola. Piacere. Oh, molto lieto. Oh, ma dalle fotografie sembrava molto più giovane. Come ce le vedi? O le molto ben vecchio. Sappia generale, che mi sono proprio niente contento. E chi era invece da lui che mi risulta lei è abbastanza soddisfatta che la particolarmente la gente gli dà la fonda. Senza pensare l'embra subire sua fonda sarei un embra sì. Vuole del vino? Oh, grazie, vuole dire. Ecco, magari ne bevo un goccio anch'io così mi smaltisce. Sì, che... sì. E allora serva pure. Ecco qua, no, è qua, no, qua, è qua il bicchiere. Ecco un bicchiere per me. Chi è malato? Mi sono malato. Vogliamo intrecciare i calici, Carla? Sì, vogliamo intrecciare anche noi. Ma non così! Non così! Non lo permetto! Dopo la morte di mio marito, finì. Ho stento un cardino. Ma dato che lei è lo zio, sa bene, tu che... Ecco. Ecco, veramente, oh mamma mia, come le torno. Tu ricorda subito alla stazione perché il treno smetta ne ringraziare per un'altra volta. Oh, ma la prossima volta casa aperta. Chi fa una bella torta di mele con panna e cioccolato? Sì, e io farò la gallina ripiena. Piaccio, accompagni il generale alla porta. Sì. Grazie, arrivederci. Generale, scusa, che a lei piace le galline ripiene? Il galline mangio ne. No. Mi strascio! Ma dottor Travaglio, che alle proprie mani, ma che scherzo! Ma questa è la moda scozzese, non la conosce? Tu mania da questa stanza degli orrori! Non la conosce, vista. Ma questa stanza di dottor Travaglio, che senta un po', prima della mia bacio, come mai? E me lo chiedo anch'io perché? Perché gli ho dato un bacio? Perché? Lo capirai in un secondo tempo, va bene Carolina? Allora vado. Vada, ci vediamo, oddio, ci vediamo. Dove va? No, per l'amor di Dio, va. Un giorno o l'altro lo lascio andare, sì. Voglio vedere che succede. Che fatica. Aspetta che gli va bene. Chiantale, mi avete fatto sparire. E vi la gallina ripiena in piazza, e piazza per fare piazza. E no, ti mi sballa dote ripiena. Non è sicuro. Donna Pina, senti. Sì. Ti aspetto, a me svuota la stazione. E ti sarà sbelli laggiù, perché altrimenti questa bella letterina dove tu confessi di volermi sposare finirà dritta nelle mani della vera signora Dardanelli. E allora, mio caro, addio gallina e dote ripiena e poi e torta con panna e cioccolato. Allora questo di la verità, questo è un ricatto. Ma se preferisci se mi operai, ecco, io lo definirei piuttosto
una gentile e onesta collaborazione. Bene, arrivederci, dottor Cavaglio. Non come arrivederci, dottor Cavaglio, avrò la sorte di fare il papà Biagio. Sta fermaci. Biagio, Biagio, adesso. Sì, Biagio, senta lì. Ti deve scompagnare sta signora, sì, fuori da qua. Ma che nina la vedda lei. La scappina di che nina la vedere, fa la passare per le crote, dai cu, fa i feltra cu, fa un cavello, ma niente un invadila, la scappina, benissimo, mi raccomando, mi raccomando. No, Quattrocillo, ricordati del nostro patto, mi raccomando, addio dottor Travaglio. Signora, mi ha già fatto quanto per il nuovo Gianepa. Questa è la mia cattiva. Ma sorvina, ma figlio, chi la si è malacata? Beppe, se io leggerei Dardanelli, ma per te che domani la siete su pare? Lei decide. Mi immasso, lei decide, mi immasso avanti di... Dimmi qual è la morte più dolce. Un'indigestione di torta di panna e cioccolato! Regno autopatio, dai calmo, stai calmo, che forse mi è venuto un'idea. Ma da noi potremmo dire che oggi in clinica viene un grande luminare della scienza, non lo so, un professore, un dotto professore che viene per visitare tutti i nostri pazienti. No, aspetti Biagio, abbia pazienza. E noi possiamo raccontare che ti dobbiamo ricoverare perché tu ti sei aggravato, cosa ne dici? Ma chi mi cantava mai? Oh, senti, io c'ho solo questa soluzione, aggiuntati allora. Che cosa vuole, Biagio? Sta tornando la signora. Allora, quale delle due? Qua, sua fulla, mettiti nel letto, per l'amor di Dio, mettiti nel letto, faccia passare Biagio, stai attento, mi raccomando, tu ti sei aggravato, aggravati, su, adesso, però così, va, dai, aggravati, vai, passi. Cino, non sei mica nudo, posso entrare, piccioncino? No, sto malissimo, caro. No, su, camminca, no. E prima sto subito, lei tanta mal de stomis avesse. Mia cara signora, io sa che cosa le dico, sono qua signora, sa che cosa le dico? Io non ci capisco più nulla, niente, questa guarda, no. Senta signora, io propongo di ricoverare il nostro caro Giulio nella nostra clinica, ed oggi per combinazione, proprio per combinazione, viene a farci visita un grande luminare della scienza, un professorone della scienza, che viene per dare il giro visita a tutti i nostri pazienti, vero? E io voglio sottoporre il caso del nostro Giulio a lui, va bene? Sì, basta Giulio, andiamo all'ospedale, dai, via! Sicuramente, ma sicuro che devo andare in clinica, perché in clinica, caro Nellonna, c'è la vestaglia. In clinica ci sono tutte le strumentalizzazioni per fare le cose. Avanti, e poi camminai. Io devo andare con le mie mutande ascellari, perché sono lui. Hai capito? Io non posso, io devo andare. E ricordati che io devo andare in clinica con le pantofole. Sì, io vado in pantofole. Carolina, io devo curarmi, perché io non posso lasciarti sola. Io ti amo, io ti desidero. Via la camicia! Il cappello! Sì, hai capito? Non posso, io devo curarmi. Non posso lasciarti sola. Grazie. E poi guarda, un'ultima cosa. Io vado, bacia la mamma con l'ombrello. Sì. E cadu, ricordati. Prega per me, prega. Lascia un tanto più comodo, che fortuna che l'ha! Vai in clinica, come l'hai? L'ha portato via, povero Giulio, povero! Chi mi darà sue notizie? Chi? Dio mio, che pena! Senta, buona donna, senta, signora, senta, ci penso io, va bene? Vengo io 4 volte al giorno a darvi sue notizie, contenta, va bene? Giulio è un uomo troppo intuitivo.
costruirsi un altro. Sì. Se la vedesse così all'improvviso potrebbe anche morire di spavento, nel senso. No, perché lei non è. No, vado, forse si salverà, forse no, non lo so, devo correre in clinica. Se tante volte facendo le pulizie mi trovo un paio di pantaloni, me ne mando in clinica, signora. Grazie, io signora Gisè, mi rispetti, corro in clinica perché ho una riunione di gabinetto. Giulio, arrivo, Giulio! Interesse? Non sai niente, che faranno tutte le analisi, le prateria, almeno a te. Oh, ma allora si vede che fa effetto scamento, ti devi ripiegare la dote. Oh già, certo, c'è un telegramma per i coni di Dardanello. Un telegramma per la romanesca, una nota disgrazia. Oh, Carolina, sta tranquilla, va. Cari nipoti, mercoledì riaprirò la villa in campagna per una grande occasione. Sposo mia figlia Enrichetta. Vostra zia è morta 5 mesi fa, perdere una moglie non è grave, ma una madre sì. Chi mi aiuterà in questo difficile compito di vicemadre? Tua moglie sarà ben accetta. Partite subito, vi aspetto, non mancate. Mi offenderei e non vi ricorderei nel mio testamento. Datemi immediata conferma, presto, vi abbraccio vostro zio generale Guidobaldo Maria Dardanelli. Ma perché non dice niente che stai sì mesura fa? Nelle vera, però, viste le pessime condizioni Tom, l'avrà neanche più il coraggio di dirlo. Povera Enrichetta, senza mare e bimbe in enfi niente. Oh, ma ti potresti farti gli stessi? Oh, già anche Giulio? Oh, Giulio sarà contentissimo quando saprà che sta spartia per Gite Barba. No. E poi mai viaggiato solo, ti lo scompagniamo anche via di nozze. Ma certo, perché allora c'era restante un meno, mi la vivo, poi ora che cambiassi il rom. Adesso c'è restante un meno. Povera! E se si sposa? Già, ma e se per sbaglio treno, no, mi povera. Va bene, mi raccomi. Viaggio, viaggio, cavata dall'alta, prepari le valigie perché domani parte a Roma per la villa. E chi è la nera con noi? Quando la finì prepara le valigie, va dalla stazione e prenota 2 posti in un vagon per signore sole. Ma la ditta di con dei miei mi sono una funa. E chi è la sprenuterà un posto in un vagon per signori? Ma sei sicuro che al generale farà piacere a tua presenza? Oh, ma certamente, porteremo la torta di mele con panna e cioccolato e la gallina ripiena. Già, resista la gallina ripiena. Pensa che il tuo povero papà ha la ciamala come ultimo desiderio. Dimmi che papà le mor mangiare la gallina ripiena. Beh, Carolina, bella come gallina. Signorina, mi passi il 2201. Sì, sì, 2201. Va bene, aspetto. Pronto? Clinica Morte Serena? Per cortesia mi passi il dottor Travaglio. Va bene, aspetto. Pronto? Dottor Travaglio? Venta averti il dottor Dardanelli, la funna e la suocera sono cammini a parto per la villa del generale. Si sta per capitare in disastro, mi devo compagnie, sta per capitare in disastro, un disastro, mi paura. Sario volante. Ma che chi? Le stai a dire? Sì. A
la preferì a me, la cuciniera, a me, che sono la cameriera per sudare da tutta. In amor vince chi fugge. Ma anche chi la è stata tradia? Tradia? Calpestata, mia cara, è che lì ti ha sentito il fumle, ti sumò che ti piaso. Oh, ma dillo sdiria a me, alle ma sempre da cacchila. Ma chi parla, per scusa? Ma insomma, il dottor Dardanelli. Oh, ma no, ma... Ma no, ma cosa mi chiara ma no? Ma ho fama del suo dovere tra feste comandate e per felu che fatica. Ah, purtroppo io mi ha finito tutti per parei. Dopo un po' che tempo, ma di... Perdono... Slancio! Slancio! Ah! Sì, ti sono spunto di pratica, Beatrice. Eh sì, e mi sono stata la cameriera personale tante madame scusa. E tutte sono sempre lamentasse di suoi uomini. Chi una volta ogni due mesi, chi ogni cinque. E so, ma per le feste. Eh sì, sono molto ben felice. Oh, mi povera madame. Ma cosa vuole? Io ero troppo giù, troppo ingenua. Lei ne sa lui sarmi di me home, dal collegio al marito. Lo sa che sono stata educata alle suore? Sì, sì, che i fra l'avrà anche visto però nella canzone. Sì. Caro Giulio, ti ascolti come la sistema la stanza? Sì, ti bene, bene. Con diligenza, bene, 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 bene. Serve quei costau. E donne più, la Beatrice? La svista Enrichetta? Sì, lei si lanza vasca da bagno e fa il bagno. Ah, bene, sì. Nuda? Oh, oh, ma perché ti come fai il bagno? Vestì? Ma penso che la tua povera cuginetta la vio mustaie a fare il bagno con la camisina zeta per mantenere il pudore. Ecco, mi legavai la camisina e ora prei fa il bagno pastore. Ti deso rovinetta la povera creatura lì, innocente e sensibile. Rovinetta? Sì. Ma se arriva per il matrimonio già menti. No, ti ve svendichete, insieme a quella povera figlia lì innocente, se ti ve svendichete. Sì, volevo. Ma quando l'hai vista la fame, pena, povera cita. Oh, come l'aureo le va bene le mie figlie. Sì, tutte ballerine le sai. Sì, le ballerine che ho. Che sì, sì, bene. Quello che ti ho parlato del mio cugino. Oh, cara. Sì, cara, però sta tranquilla che ti... Invece che Noca diventerà una piccola tigre, la sai più ban tesoro. Sì, come la nostra metà. Qui mi sono incipriata, toccata, mi sono chinata quattro volte, ho alzato la gamba così, poi l'altra così. Oddio, io non... No, ma questi le panno, le batto così. No, mi sono no. Caro cugino, sì. Non è che rimane papà. Sì, ecco, ma papà, ora rimane, allora dicevi, sciupi, girata, fa la gamba, c'è così. Ma papà adesso non c'è, sa con questa restata. Ma se viene papà. Ma non c'è papà adesso. No, porco. Ma per piacere, ma come la svastina? Ah, siccome la stessa svastina, veramente. Ma verrà a presentare a lei alla festa fidanzamento. Ah, quel mascalzone di Giannetti? Mascalzone. Non si fa per dire, cara. Ma per piacere, ma la mia spassessa, ma fammi niente fuori di fede. Ma verrà a presentare a lei davanti a sua mamma, davanti a tutti i limità. Ma nessuno l'ha mai fatto. E lei lo fa. Ora andiamo a vestirsi. Beatrice? Comandi. La sestira la vestita tutta. Vuole già solletta, ma di sa come le bella tutta. È provocante, non è vera? Ma come provocante? Se fammi niente fuori di fede, una festa provocante. Ma alla figlia parei, la festa fidanzamento davanti a tutti gli invitati, ma trenti ascolti cosa sono camminchie con mille sta piacendo. E poi io lo so per certo, al tenente Giannetti piacciono soltanto le donne caste. E adesso sì, io chi sa stile? Vieni, cara, andiamo. Sta tranquilla, che mi lei l'anima della vice madre. Sta tranquilla. Alzo la gamba e lo faccio passare da me. Ma la sette qua, da questa provocata, ma la figlia pare, la festa pensamento, davanti a tutti i parenti, invitiamo che la mia pazienza, sì, e per soccorso di baciare il fidanzato, e per fare culo la gamba, ma dove sono arrivato, ma per piacere, ma cancita almeno tira. Questa spera a me, pare, ma questa spera a me. Magari al tenente Giannetti è chiaro la veste provocante. Anche a lei piacere a me. Ma certo che piace! No, mi piace qua, no. Ecco, brava mamma per le feste, sì. Intermaggio, sì. Perché chi ha l'ancora un velo? Grazie, ma mi sono per le feste, prego. Ma sì, per le feste? Sì, prego, cavata. Ma per le feste? Sì, prego. Ma guarda che cosa sono costretta in vente, a cosa sono costretta di vente, ma cosa che devo ancora capire. Ma per forza... Oh, ma Giulio, ma tu la diamo, c'è ieri ecco, ieri sì che parlavo con Enrichetta e con mia fumla.
sì. Tua fonda. Sì. Tua fonda è meravigliosa. Meravigliosa. Tu hai la tua, là. Lei va alla banca beneficenza. Ah, ma mi sei nego della mia beneficenza, Kira. Ah, trasformato la mia villa in una reggia. Sì, eh? Sì. Oh, sì, sì, le bella, le simpatica, le graziosa. Ma dimmi tu la struola, va. Tu hai le tua. Le tua. Le tua la. Antoncuvento. Antoncuvento? Le tua Antoncuvento, sì, 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 sì. Sì, sì, documenti, trova sui documenti, insomma, frati, suore, preti, prelati. Sono prelati. Sì. Una giovane educata. Bravo, bravo, proprio una giovane educata. Sì. Difatti chi lei è stata educata dai frati e dalle suore di Sant'Onore. Sant'Onore, sì. Ecco. Sant'Onore era in San Francesco. Sì, sì, sì. Era dall'altra parte della Francia, attraversare le montagne, la fette con le traversette lì da Bisù e cala giù lì. E su in montagna la fonda un convento. La su in convento è montagna, le fermasse bene lì. Sì, sì, sì. E ti la strua lì tua fonda? Mi ritrova mia fonda bene lì, sì, se pari dopo. Certo. Senta un po', sì. Una curiosità, dimmi. Sopare? Ecco, sopare. Sopare, dunque sopare, il pare, chi è il sopare? Il pare, la può mai conoscere, il pare, la può mai conoscere, chi la sopare? Mai conoscere chi la sopare, non oh, povera figlia. E la mamma? La mamma, ecco, sempre già con la mamma, perché se lei è la mamma, è morta, la mamma è morta. La mamma è morta, sì, sì, la mamma è morta. Oh, povera figlia, orfana. Orfana. Ecco perché il gumbe. Sì, 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 orfana, l'hai detto prima, fuori di San Giovanni. Ma ti devi esprimere più di un'altra cosa. Ecco. Tu un'altra cosa? Sì, ok, sono cose delicate, non mi sa più niente, come scrivete, cosa. Sa su che strada di difficoltà. Ah, lei capì. Lei è sposata senza dote. Sì, bravo. Lei proprio sposata senza dote. L'ho sposata, come si dice giuridicamente, l'ho sposata nuda proprietà, nuda, ecco. Nuda? Nuda. Nuda. Dovessi bene. Sì, bene, la sapesse, da tutte le cose. Ma comporti io, perché sì, la comporto. No, no, no. Anche secondo me la sentì, è meravigliosa anche senza dote, per anche senza dote, sicuramente. Invece mi hai sposato la Maria d'Enrichetta? Sì. Una gran bella dote, ma senza paprika. Senza paprika. Senza paprika, oh, no. E se per niente io mi canta manca la paprika. Oh, cioè. Perché vinta anche Sergio, è una cosa, sarei e tutto va bene. Sì, ma sì. Per come fuma canta passo via senza paprika, Giulio? Lascia su, perfettamente, su, un po' di paprika ci vuole sempre, perché mi capisco, ecco, sì, sì. Paprika oggi, paprika domani, e questo è che col passare degli anni non si paprika più. Sì, però sarà benissimo, però guarda, una mesa lasciamo il paprika. Io sempre, perché tanto è difficile imparare stesso la gente. Ma certo, di fatto, sapete, perfetto, insomma, sempre in posizione di riposo. Sì? Sì, sì. Basta, ma se sbalavi la papuscella, il tuo fondo che ti riesce a denti fino a me. Ma no, ma lei sa... No, né mia fuga, no, né mia fuga. No, è chi? Ecco, chi? Chi? Che a me ne fuga, la fuga Travaglio. Ah, perché fra te e la fuga Travaglio? No, sì, cioè, vedete. Decente. Cioè, sì, cioè, no per me. Sì. Perché a me proprio mi sono serio, sto bene. Sì, perché no? Anche se che lei sempre corre, che dice che desidera, mi ama, le sempre, signore. Ah, sì, guarda, non fai bene a resisti. Dico mio parenza, non casarmi, certo finendo. Direi una cosa, sì. Però, sto por Travaglio. Sì. Codis. E il Travaglio con Scadisa, Travaglio dis. Travaglio. E perché lo so, certo, scusa, dis Travaglio. Travaglio lo so, è per il grande suo Travaglio, è innamorato cotto, innamorato pazzo. Trafugna sì, lì. Trafugna lì, sì. Con la suocera calata. Con la suocera calata. Sì, mamma mia, che storia. Era ma dopo mai niente, sì. Mi vedo parlare di Enrichetta, no? Sì. E ci ha messo tua fonda, idea sana, fresinina. È paprika. Sì, perché le brave tutte, ma ne è troppo desviato. Già, sta tranquillo con le sue paprika che dà mia figlia la desvia. Sì. Allora già cominciava a dare la parte di un ma mia figlia è la vera professionista. Come sarei professionista? No, quelli di professionista, no, tutti che è la vera professoressa, nel senso che è capace di insegnare. Ma che stavate parlando? Sì, ma veramente, ma come sei bella in verità? Bellissima. General Cancarda. Le bune male. Sì, sì, vedo, ecco, vedo. Però adesso sì. Andate in giardino, noi donne vogliamo rimanere da solo. Io devo ancora dire qualche cosa.
cucina Enrichetta. Io lo dimmi, signora. Giulio, vai. Togliamo le tette. Sì, va bene. Ecco, Giulio, la musica, mi raccomando, ho un po' di divertimento, ma la musica, sì. Mi raccomando, solo la musica. Sì. Giulio, invece raccomando, ti stavi in attenta all'unca fase. Sì, musica, sì, sì. Giulio. Sì, la musica, va bene, andiamo a vedere, scusate. Scusate, noi si va a vedere la musica. Prego, sì, prego. Questa è la baronessa. Che onore! Ecco, allora, io ti annuncio. Sta per entrare la sposa. Tu entri. E ora facciamo passare da mettere il tenente. No! Prima devi salutare la mamma! Insomma, il discorso alla mamma, lo ricordi? Sì. Mia cara madre, spero che possiate amarmi come una figlia, perché io già mi amo. Ecco, lei ti stringerà teneramente il suo cuore. Ma mi guarda base come fidanzata. Ma dopo, Lubase, cioè, miseria. Prima devi salutare tutti i parenti con un inchino, e poi la mamma, e poi allora lo bacerai. E dopo il bacio dico, come sono contenta di vederti, mio caro Massimiliano, anch'io cara. E Gennaro Basilio. No, è Ursula. È Ursula. E poi mi intro e diso, signori, il rinfresco è pronto. Ecco, allora tutti serviranno in giardino e tu, Enrichetta, lascerai cadere la borsetta. Allora, il tenente Giannetti si chinerà a raccogliere la borsetta e tu e io... Alza la gamba che non ce la fa! Sì, e poi finalmente potrai dare un bacio a Calini che... Forte! Come se dovessi tacchè in Franco Bull. Eccoti, Beatrice, la snenda manca neanche un 6, Ma così non mi prenderà più per un'oca, vero cugina? Un'oca, ma... Oh, un'oca! Una piccola tigre! Ma quante cose sai! Ma chi la madama... chi la mustai, La vita! Ecco, però adesso sì, andiamo, perché tra poco arriverà il tuo fidanzato e altra regola fondamentale... Si desiderare, mia cara. Lasciamo Beatrice a sorvegliare il suo bene sul caso, Noi andiamo. L'insegnamento comincia qui, effetti, Sì. L'hai visto? Ha bardocchiato con chi l'ha visto? Ah, sì? Guarda, che bella gambe calabria. Sì, ho per piacere, riposo. Sì, vediamo. E mille smiamezzetti al giochino. Sì, e che Dio te la cerca, che vada pure. Prego, sì, Giannetti. Sì. Le trasche belonche del tenente Giannetti. Beh, sì, caro. Sì. Ma però, scusa un po', la baronessa e il tenente Giannetti. Oh, mio caro, come stai? Oh, bene, grazie, mia cara Giannetti. Carissimo papà. Comodo, qua la mano. Mia cara Giannetti, che per me ti presenta Emanuele, il dottor Dardanelli. Ah, oh, il dottore, il cugino che mi fa Torino. Sì, sono proprio io, piacere, di la cantiera su da sus, grazie. Sposato? Sì. E sua moglie è qui? Sì. È di là che sta aiutando in Enrichetta. Sì, sta dando gli ultimi ritocchi. Oh, brava! E chi è sua moglie? No, mia moglie si chiama Erminia. No, ma guarda, Giulio, che la baronessa voleva chiederti se tua moglie è pia, devota. Oh, mia moglie è pia, è devotissima! Si figuri che è stata allevata dalle suore dei frati di Sant'Onore. Sì. Come? Oh, ti guardi, baronessa, penso che la cosa non mi interessi. Non mi interessa. Non interessa. E gli altri parenti sono già arrivati? Non ancora, ma arriveranno. Massimiliano, gran giorno per te questo. Gran giorno! E che sorpresa ci sarà. Sarò lieto di conoscerla. Penso proprio di. Come dice? No, così. Prego. Mi accomodo. Si accomoda. Caro? E la duchessina della Rocca. Oh, caro cugino! Non ho parole per ringraziarti dell'invito. Ma puoi capire, è stato un piacere. Era tanto che subivone. Ti ricordi di mia figlia Celeste? Sì. È cresciuta, mia, vero? Sì. E salve al cugino generale. Salve! Non si dice salve! È troppo confidenziale. Non si dice! Non si dice,
fa un inchino? Si fa un inchino! Si fa un inchino! Sì, 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 sì. Brava, ha fatto un inchino. Ha fatto un inchino. La baronessa Giannetti, madre dello sposo, lo sposo tenente Giannetti. La duchessa della Rosa con la figlia celeste. Mio nipote, il dottor Dardanelli. Ha un sciocchese. Prego, accomodatevi. La via Comino. Ma l'hai perduto. Oh, hai vedo, ma? Eh sì. Il mio povero Temistocle. Temistocle. Sì. Sa, Mani, la nostra famiglia non è fortuna con i matrimoni. Io sempre individui cavalia troppo presto. E se a vostro uomo, a mia funda, a Manutka le muore buche. Eh già. Sì, sì. Sì, ma tanto, prima ha preso... Sì, 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 prima ha preso. Ecco, l'unica cosa che vi ho sottolineato era proprio su sì. Su Mani è fortuna, su matrimoni. Che non preoccupare? No, diamine, senz'altro il matrimonio fra il tenente dei Richetta sarà solido e duraturo. Sì, 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 sì. Celeste, guarda dentro per spus. Mamma, è tanto bello, alla due. Ma potreste trovare più o meno parecchio per me? Ma cosa dici? Ma che discorsi sono questi? Celeste. Anche se un po'... È un po' triste, sembra un po' impappolato. Oh, ma tutti gli uomini sono tristi prima del matrimonio, eh? Mi ne ha conosciuto tanti che sono tristi anche dopo. Io, per esempio, ricordo che quando c'è stato il mio matrimonio, come ho visto mia moglie vestita da sposa, sono sveglio. Anche me! Anche me, quando lei risme mia funna davanti vestita da sposa, ta, sono dei giù pari tracciati. Ma davvero? Sì, sì, sono sveglio, ma sono sveglio proprio, ma dalla contentezza. Ah. Talmente ero contento di vedermela davanti che sono sveglio, sì, sì. E a quando le nozze? Tra un mese. La contessa del Quercetto. La contessa del figlio Quercetto. Benedetto. Va avanti, ma tu, che possibile, stoppa, sempre in ritardo, va. Ma pensare che lei già passai diversi anni, da quando lei è accompagnata al mondo, e trivello un simaculadale, commosso. Ma cosa dice la scompagniamo la stasiunti? Ma da chi è in Africa? Sì, ma chi la scompagniamo a Porta Nueva? E la Fiorina è in al porto. Oh, cioè, è vero che vola! Sì, con la baronessa già li conosciamo. Certo, ci conosciamo già, certo. La duchessa della Rocca e sua figlia Celeste. Piacere. Il mio nipote dottor Dardanelli. Piacere. Con fastidio. Ben piccolino, vensi con bambina. Scusate, piccolino è un po' timido. Allora, ora saluta dagli ospiti, da vinco cosa sapete. Avanti, saluta. Buongiorno! Lei dite da vino! Ma mi dà un po' di senta la fai, ma l'hai scritto in discorso per la casa. Avanti, messo il trascuro come tu. Oh, stiamo calcare parole, stiamo calcare. No, fortuna che la 52 a te. Sta bene a te. Mi anciamo Benedetto. Io mi chiamo Benedetto. Benedetto contessino del Quercetto, unico maschio, unico erede del Quercetto, cara duchessa della Brocca. Della Rocca! Ma cosa fa? Coraggio! Coraggio! Cara duchessa della Rocca, vi ossequio e saluto anche vostra figlia turchese. Celeste, turchese, celeste. E lei sbaglia colore, ciao scusa. Allo sposo e alla reverenda madre. Reverenda? Reverita! Reverita. Non si fa la sua.
Verita, ma quella sono mia figlia. Verita, lei è figlia. E lei è un pagliaccio, ma scusa. Una mamma. Coraggio. Alla riverita madre, sì, giunga il mio caldo e nobile augurio. Al dottore nipote di mio cugino Minchino. A voi, caro cugino generale, giunga il mio più vivido compiacimento. Quando ci lasciaste, 10 anni fa, io ero piccolo. Ed oggi non lamentavo il vostro volto, è un volto glorioso e appassito dalle mani fatiche che il grande soldato deve sopportare sui campi di battaglia. Mamma mi diceva sempre, un giorno il cugino generale tornerà dall'Africa e riaprirà la villa in campagna. Però, se non tornerà, dovremmo noi andare a pregare sulla sua tomba. Meno male, cugino generale, che è tornato vivo, sano, anche se notevolmente invecchiato. E ora, cari signori, parlate pure perché io ho finito. Meno male. La scrivi tutta su. Tutta su, tutta. La prossima volta farò un GT da Beduino. Benedetto. Nel frattempo Enrichetta sta per arrivare. Sì, va, vada tu se sa arriva. Lascia tagliare bene. Ah, le bella, le proprie verso, figlio e mia cara Gertrude. E io mia voglia niente sono. Oh, ma infatti la piaciuta mica. Ah, meno male. E invece di me la piaciuta il povero Cleonte. Oh, sì, ma lo so, sta su questa vibra. Sì, lo sai, ma non tu, ma sai che sei tu una scusate. Sì, ancora 2 volte. Ma sì? Oh, ma morto chi le di? Tutti due, due non è. Però me la sul loro patrimonio. Oh, se avesse smeccar così come sono smiore. Però mi capisco ne perché mi ero stupita. Ma, cioè, comunque, non mi lasciano nemmeno il ricordo di un figlio. E Benedetto è lei il frutto. È il frutto del povero Cleonte. Sono il frutto, lo sai, il frutto. La nespola sostituisce. Comunque, ora l'hai deciso. Non mi sposo più. E per tutti rimango la vedova del mio ultimo marito. Luigi Ulderico Allegra. La vedova Allegra è lei. Chi è la sposata? Sì, mi sono sposato. E lei non ha intenzione di me. Oh, peccato. Peccato. Prego. Annunciarmi che a momenti arriverà la sposa. La signora Dardanelli. La contessa, vado a vedere se Enrichetta è pronta. No. Ah, ma questo deve essere lo sposo. Mia cugina ha scelto tutto. Ma spero di no. Sì, ha scelto bene. Ma dai, caro. Su Cumos. Ma su così Cumos, cammenta più rapido. Sì. No, ma sta tranquillo. Complimenti, signora. Suo figlio è un marito perfetto. Ma Toby, sei proprio un angelo. Lo dico con me che sarà un marito perfetto. Sì, sarà. Sì. Allora, ma cosa c'è? Allora, ma quei corsi. Sì. Signori, ecco la sposa. Oh, bella. Che meraviglia. Signori, vi ringrazio di essere venuti qui per festeggiare me e il mio adorato sposo. Mia cara madre, spero che possiate amarmi come una figlia, perché io già vi amo. Oh, che cosa, che cosa. E ora faccio con le mentre che viene al tavolo. Ho suggellato il mio fatto d'amore. E ora non lo suggello. Come non lo suggello? Andiamo, mio caro Massimiliano. Ah, dimenticavo come sono contenta di vederti, mio caro Massimiliano. Andiamo. Vieni, Celeste, e ricordati quello che ti ho insegnato. Non mangiare troppo, capito? Ma veramente mi hai sempre insegnato a mangiare poco a casa e molto fuori, mamma. Ma che sfacciato, sempre male, pareggio. Ma sempre
sempre. Contessa, venga a bere qualcosa in giardino, eh? Oh, sì, lei mi sta blessando. Ben piccolino, vengo, bambino. No, 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 ma io non posso bere, bambino, lo sai, sono stato chiamato dal signore. Ma come mai, caro? Ha deciso di fare la carriera ecclesiastica. Novizi è proibito bere, assolutamente. Devo andare in seminario, lo sai. È stato chiamato dal signore. Sono stato chiamato dal signore. E la sentivi? Sì, 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 ero proprio, mi sentivo che era di dire, Benedetto. Benedetto, Semmedine, ricordami che siamo nell'alta società, va bene? Ti bisogna continuare a giudicare la doppia partita, va bene? Stai tranquilla, eccetera. Avevi promesso di comportarti, davvero si tua roba. Se mi seduce. Io sono fatta per l'alta società. Ah, sì? Ma ti sono proprio folla, ti la sei pura dentro perché è del tutto. Insomma, le stesse porcherie che ci mette da. Sì. La differenza è che noi le facciamo alla luce del giorno, voi le fate al buio della notte. Sarà anche vero. Oh, scusami. Ehi, bambina, da notte la domanda da bicchiere da qua perché è vicino. No, la dimensione mia Beatrice è la cameriera del giorno. Sì, sì. E Giulio, caro, vai a prendere un po' d'acqua. Ma che acqua? Dite Beatrice. Non mi suppo a Beatrice, la dita Beatrice del giorno. Giulio, caro, vai a prendere un po' d'acqua per bambina, vai Giulio. Sì, va bene, vada piena acqua. Già mi la tenta, vada piena acqua. Ma senti, caro, ma davvero hai deciso di prendere gli ordini? Sì, sono stato chiamato dal signore. No, le già dico prima, mi li nega il nome tan come, però senti fammi Benedetto, allora io Benedetto, su sì, mammina, su sì. Senta un po', sì. Alla struana, la no, l'uomo con sta madame in silenzio, la più ora arriva. Oh, grazie, arriva, sì. Gentili, non è la visita, sì. Fatto male. Oh, ma Sofia è proprio graziosa. Grazie. Sì, le fa male. Ale è timido come me, anche chi era timido come chi, capisci, faccio come pare, ma proprio sì, che hai detto, fare, allora, quando, e poi quando la via da Mary, non si è nel Mary, per andare da spiesi, mi fai il funerale, e gli era timido come chi, però, non gli sia sempre caro, mi sei neanche come farà se fai tutta sola, però non cosa crede più tutta lei. Ma ferma te, Benedettuccio, a Turino a studiare. Ah, ma perché va a Turino? Sì, io voglio seminare a Turino, sai? Sì. E pensare che mi sarebbe piaciuto così tanto, venne utile, c'è chi hanno fatto la carriera. Ma sono stato chiamato dal signore, bambina. Non ero mio, per la terza volta gli dico che ero proprio mio. E non lo chiamava Benedetto, però. Benedetto? No, però mi sa solo una cosa per me. Ecco il signore qui, è già. Oh, grazie. Sì, prego. Sì, Benedetto. Sì. Però mammina va via la misina e poi vanta al giardino gli ospiti. Ti prato un altro, sta bravo. Io sono mammina, ma non sei da su. Come sei da su? Da su, va da su? E musi e madami. Raccomando, comportati bene. Sì, mammina, comportati. Ma che la spurma, stava arrivederci. Ma che arrivederci. Ecco, Giulio, ma non dovevi andare a fare qualcosa in giardino? Vai, che ti aspetto. Sì, devo far correre il giardino, sì, ecco, no, non chiaro, resta sì. Non mi magari io pure. No, chiaro, resta sì. Mi viene giù. No, chiaro, resta sì. Dimmi, fresco frio, se la gamba chiaro. No, solo sollevando un po'. La gamba? Sì, sollevando. Sì, lo spirito, ma lo sai che non vuole entrare negli ordini? Eh sì, sono stato chiamato dal signore. Bravo, fasmi, gaute, guarda, sto monti, sono di Delta Barbara, e fasan camero, e le fune che sono mattuita di aria. Sì. Bene, Giulio, vai? Sì, bene, pronto, tu vieni con me. No, lui rimane qui. Sì, se ne viene, sta bene attento allo cattismo. Parli un momento, ecco. Come fa con una faccia da palengo qua? Vieni, Benedetto. No, ma mi magari non sento. No, Benedetto, ma ti chiamo io adesso. No, ma io? Vieni, no, lo so. Vieni, Benedetto. Ma dove chiamo? Vieni, siediti. Che prendi il ciampo del mio sì. Mi siedo. Mos. Io mi siedo. Oh, ma come sono sgrassio? Sì, è mia mammina mi sta su proprio perfetto, lo so. Senti, hai mai accarezzato una donna? Hai mai baciato una donna?
No, mia mammina desca prima da un coracarsi. Ancora carsi? Ma se aspetta tanto un po', tu che sei soffitto. Vuoi provare? No, ma sono... Oh, vuoi dirsi darmi un bel bacio? Su, sono su, stato su, chiamato dal signore, su. Dammi un bel bacio, su, su, dammi un bel bacio, su. Davvi? Sì, mia mammina quando io a darmi la bacio sempre pare. Ma perché non provi ad abbracciarmi? Mi abbraccio. Signore, che bambino! L'avrei aggiurato, mi avrei aggiurato! Signore, perdonami tu, signore! Signore, lei mi deve fare una confessione. Ecco, avanti, sì, avanti, fammi la confessione. Signore? Sì? Ho baciato sua moglie, lo sa. Va bene, fammi piacere di vista. Dunque, signore? Sì. Io sono pronto, se vuole un duello. Ma figurati, un duello per la base di cumbia fu una maniera bassa. Ah no? No? Ma non si batterà. Io non mi batterò, sicuramente, non mi batterò. Signora? Sì? Sua fumola è magnifica. Grazie, non so. L'abbracciamo, facciamo due basi. Due, bravo, Fabi. Sì, allora? Sì. Facciamo in chiesa. Sì? Ho preso un cubacello una volta. Lesniane, che Dio mi ha messo benedetto, non sei stato chiamato dal Signore? Signore, aspetta un minuto, non mi chiamare! E tu dici ancora una volta, ti vesti veramente fuori di testa, sono già fuori di testa. Va bene, devi che vesti un portente come una vera signora, sì o no? Ma dai, ma la svisco, ma la chitente, un bel bacio non può fare che bene! Sì, è di Trias, andiamo a cavallo, hai sentito da un'altra parte, sicuramente, ma ti devi scomportare, mi piace che davanti con una come dai. Dai, andiamo in giardino, vecchio signore, pieno di... Ultimo vecchio signore! Vai, comincia tu, io... Vai! Perché è il suo turno adesso? Prego, compra adesso! Ma spesso, vince cosa fa Sbalesì? Cosa fa un Belesì? Sì! Ma mi sono la padrona Belesì, Ma Vespa, dimmi che si sono sposati da due dì! Sì, proprio da due dì! Tre di fatti, l'estime che ti ha sposato con un'altra, io dal dolore ho sposato il dottor Giulio Dardanelli. Per vendetta? No, per amore. No, per amore. E credumè, tre giorni fa mi avevi messo. Sì, certo. Tu volevi questo da me. Tu volevi che mi uccidessi, Tu volevi il mio suicidio, bravo. Ma ricordati bene che Scelta non si uccide. No, caro mio, non si uccide. Ma ucciderò piuttosto, uccide lei stessa, Brita Canaia. Per piacere, parla piano, perché io sentite. Ma non sento più, ma cosa andava a fare, amico? Chantal, mi sono stai costretta a farlo. Carne, da tanto tempo il mio matrimonio la stai combinando. Ma sì, ma va bene, ma allora mamma spusta più. Ma devo spusare, se no la povera Enrichetta mi orerà. Povera Enrichetta? Sì. Ma che povera illuso. Ma ti crederà, scusa, che Enrichetta mi orerà per te? Ma no, caro, penserei io di orviglia di lei. Oh sì, le raccanterò tutto di noi due, certo. Senta. E tu me ne sei lo sgrafino, Ma perché bisogna venire quella santa creatura? Santa creatura? Sì. Per mia mamma è bene tanto santa, la svisco come l'abbracciate. Ah, ecco, se sei stata te, devi immaginarlo. Ti renderò... Io ti renderò il più conduto dei mariti, certo, ti renderò il più conduto dei mariti. Ma per l'idea, bisogna venire a me, mi dà un sogno che smatrimoni. Ah, ti lasci da un sogno? Sì. Ah, ma quindi ti scusi, non per amore, ma per la dote? Ma che bravo! Ma mi direi con somma, sta pure tranquilla. Oh, sì. Chantal, ti sono scusate. La tua situazione, alle sistema. Ma perché bisogna venire la mia? Ehi, il matrimonio è verba di niente. Appena ritorno dal viaggio, no, se te lo truete e riprendiamo la nostra vita, come prima. No, grazie, a me io mi scuso, mi piace più bene, capì? Vedrai che piaceranno, piaceranno sicuro. Chantal, parmi? Siamo in basi, per piacere. Ma neanche per idea. Ma neanche, Chantal, non so, io penso per piacere. Allora sempre vi invergonte se stai insieme, te lo te tamorusa che ti aspetta, ti sono pure bella, sì. Fiero o no? Oh, ecco così, pensa di... No, lo penso e fuma. E te spumando mia che se ti sostenete. Avanti, dietro a fronte, marcia e fiero tamorusa.
Comprende? Anzi, mi sono un soldato, se vedo un duello mi batterò. Ma non lo so, mi fu un duello assoluto, ma non mi batterò nel modo più assoluto. Via, via, avanti, marcia. Dime come aver spiantato la lingua per mi fare vedere i morti. Ma come scontire sta storia, sì? Ma certo che avevo di quella, perché mi devo vendichere, la sicurezza che mi devo vendichere. E mi cosa mi fa che ti tira fumi? Quella del cervo a primavera. Grazie, come se sentito? Ma nipoti, si stare che la mando la vostra presenza. Oh, subito, ma sì, caro zio. Per iniziare le danze. Andiamo subito, allora, miei cari. Un bacio, un braccio a ciascuno e un bacio per uno. Sì. Sì, sì, ma come le sì, è tanto fetusa, tanto fetusa, sì, tanto fetusa. Prego, dopo di te, prego, prego. Tanto le ho detto di andare a prendere le valigie. Le ho detto di andare a prendere le valigie che siamo attese dal generale. Mamma, io non sapevo niente del vostro arrivo. Ve lo dico io. Sono la signora Adalgisa di Otallevi, la suocera. Questa è mia figlia, questo è il maggiordomo. Trovateci subito due camere e andate ad avvertire il generale. Oh, oh, oh. Umane pesci, mamma! È grossa, non è vera, questa stanza? Sì, 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 è grossa, sì, sì. E piaggio tutte le... Liberetti! Ah. Sì, madama. Allora, e altro che c'eri sempre meno. Beatrice, voci. Caro generale, ma sì. Con un spinello, ormai su la famiglia. Ah già, sì. La signora è la gallina ripiega. La suocera. Lei ne conosce. E il marito dov'è? È in clinica per fare degli esami. Ma appena lo ha saputo il matrimonio, sua precipitasse. Ma grazie, ma non ce n'era bisogno. Come non ce n'era bisogno? Lei è un uomo solo, vedovo, sì. Inesperto. È un uomo solo non può pensare a tutto quello che occorre. Ci vuole una madre. Una madre. Sì. Tranquillo, generale. Penseremo noi a tutto. Enrichetta non avrà una madre. Sì. Ma due madri. Lui, generale, siamo già molto in ritardo, è già cominciata la festa. Ma no, madre. Madonna, ma cacciamo a lei, madama, ma cacciamo affettuosamente ad Adalgisa. In che camera ci mettete? Beatrice? Mi comandi, generale. Prepara la camera per gli ospiti. Sarà subito fatto. Mia e mia figlia dormiremo insieme perché una donna senza marito è sempre esposta alle tentazioni. Oh, mi sono stata tentata tante cule volte, ma lei sempre resistito. Oh, brava signora, brava veramente. Se la resisto, mamma, il comando che continua a resistere. Papà, ti voglio nel giardino. Oh, ecco qua, mia figlia Enrichetta con il fidanzato. Ma che bella, splendida, oh, Carolina, questa è Enrichetta. Sì. Vestita di rosa, capelli neri, coroncina di fiori nei capelli. Io la descrivo perché c'era nel più. Posso baciarti, mia cara? Certo. Oh, Carolina, mi stai in basina anche a te? Ma sì, già! Come è vera, come è vera! Ma non è una barba un po' lunga! Io sono il fidanzato! Oh, scusa, ho visto una cosa... Sa, mi sono leggermente mio... Alla più consale! Ecco la signora Dardanelli! E cara, come state? Sei la signora Dardanelli? Ma ci sono la moglie del generale. Ma era lei morta? Quella lì era la prima, mi sono nascosta, ecco. Ma il telegramma che non ha ricevuto ieri? Ah, il telegramma, sì, ma lì era il primo telegramma, deve venire ce lo ascolti. No. Allora chi la madama sarà la zia Carolina? Questa madama della zia? No, che bella! Qualcosa in giardino. Oh, la vestite così, sta parlando una cambiere. Ragazzi, accompagnatele voi. Sì. Oh, in due minuti sarò va bene e brutte. Sì, ma sarà un po' difficile. Ma dispiace. No, due minuti belle proprio. Oh, già. Tranquilla, zietta, che saremo all'altezza. Andiamo. Piaccio che sei stato molto bene.
Signora, signora, sì. Sono io, Enrichetta. Ah, sei tu, Enrichetta! Sì, Enrichetta! Tania! Ma sei bella, Enrichetta! Vicino a lei. Sì, ecco appunto. Da dove andiamo? Da dritto, sempre dritto, signora. Che pasticcio proprio. Ma dico forte, se da auto significa che sta avendo l'autoparte. E va bene, va avendo l'autoparte. Ma Giulio, non dite una cosa. Dismi, sta cosa. Dismi, dita comunque. Tua fumbra e tua suocera sono delle figlie. Va bene, sarà il cavaliere. Mia fumbra e mia suocera sono belle figlie. Ecco, però, stai tu tranquillina, Granzala. Lei dire che nero la fumbra del generale. Come mi hanno voluto il generale? Mi faccio venire il dottor D'Altanelli. Fortunato, questo è fortunato. Mi faccio entrare, sono un amico del dottore. Sì, lo faccio entrare. Signore, lasci stare! Lasci stare! Lasci stare! Senti, per favore, sì. Ma che? No, prima la devo annunciare! Ti deve presentare, prima ma come sono successo? Perché sei ancora all'inizio. Prima la sì. Devo al senso del dovere, no? C'è il dottor Travaglio. Grazie, l'hai visto. Ma grazie, Giulio, sì. Ho fatto 150 km, sono sfinito. Guarda che tua moglie e tua suocera stanno venendo qui, devi scattare, scappa, vai! Ma guarda, ma che premura che hai, ma ti ringrazio veramente! Non devi arrabbiarti tanto neanche, non affannarti! Perché non sono già arrivato bene, sì! No. E te la riesco di bere, sì! A me ce la sentiva niente di quali sono! Lasciami maledetto! Ma che colpa ne ho io! Dai, non stai risame, certo che... Ma è colpa loro! Sono loro che hanno deciso di venire qui non appena tu te ne sei andato in clima! E non pensare che io non abbia fatto niente per Bernardo, no! Io le ho rincorse! Fino alla stazione sono arrivato! Ho preso il treno per un miracolo, ho fatto 25 km appeso al credellino, così, un freddo caldo! E poi arrivo qua e tu mi tratti così! Ma fate il fumo, tu no! Sta arrivando il generale, guardi che riporta. Oh, finalmente è arrivato anche il marito, tutta la sacra famiglia sì. Unita. Sì. Contessa, ti presento il dottor Travaglio. Fortunato. Fortunatissima anche io. No, ma fortunato... Mi devo cambiare, sì, se cambia non si cambia. C'è sfortunato. Capito? Chi è l'ha scusa? Chi è? Io. Sì, no, chi è la scusa? E lei un calente in giù in me, sicuramente, perché sarò rimasto qui. Chiedo scusa sì. Se era ecco tanto disturbo, generale, sì, sì. Non era intenzione. No, assolutamente, gli amici dei miei nipoti sono miei amici. Meno male, meno male. Beatrice. Sì. Sì, generale. Tu vuoi aspettare? Nella già camera degli ospiti al primo piano. Allora accompagna il signore da sua moglie e dalla sua. Oh madonna, vedrà, potrà di nuovo rinverdire la sua prima notte di notte. Oh no, 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 no. Io rinverdisco proprio. Vai a fare la notte di Travaglio, vai. Ma vai. Come? Signore, tra poco sarà pronto. Molto bene, molto bene. Ma vedi che se viene la non mi ragiono. Biagio, vieni. Scusate un attimo, sì. Biagio, tu non l'hai mai visto, mai conosciuto, va bene? Sei la manca di testa, sì, ma l'hai mai visto, mai conosciuto. Sarà che ci dà, ci mi raccomando. È possibile. Bravo. Non si sta. Prego, ci siamo tutti? Sì. Beatrice, sì. Ah, c'è anche la musica! Sì, musica, sono contento! La musica! Certo, dottor Cavala, e pensi alla sua seconda notte di nozze. Guarda, e fai! Guarda che io la seconda notte di nozze con tua moglie non la faccio mica, sai! Sei tu che mi hai cacciato in questo pasticcio, oggi tu mi devi liberare! Sai cosa devi fare? No, non lo so, dimmelo tu! Devi chiudere tutte e due nella camera, campa via la ciao e chi si è visto, si è visto! Ma urleranno tutte e due se le chiudo nella stanza, urlano! E tu lasciale urlare chi se ne frega! Andiamo a parlare di Enrichetta. Olì, tu ti affascinante. Ceresco, per me. Tu sai che lei imparare i bacini? Ma va? Sì, ma lei aveva una maestra, lo sapessi. Che
ce n'è più pronta. Io! Sta calma, c'è che lo io sono innamorato di sua figlia, sì signore! L'ho sempre amata, adorata, agognata e voglio portarla con me nella camera della nuova guardia! È la camera degli ospiti, ho sbagliato! Vai, mia Carolina, vai! Carolina, ma se sei di sema no! Appunto, mamma, per fortuna! Andiamo! Veramente io sono un maggiordomo. Vabbè, ma sa ballare? Mi raccomando. Però non mi importa niente. Sì, io sono un maggiordomo. Io voglio ballare. Ti passa. Ah, no, pare che ballerà, sarò io. Perché ma no, amo la los, alle Nef. No, 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 alle disco prima. Io devo andare, la devo acchiappare, io l'amo troppo, ma non posso scherzone.
canaglia, cosa la fai a mia figlia? Per ora niente, ma se la chiamo, signora. Una sarebbe per ora niente. Lasci fare. Per ordine di lasciarla in pace, di non tormentarla più. Signora da Gisa, lei non capisce. Io sono innamorato di sua figlia, io ardo d'amore per sua figlia, capito? No, io non posso più vivere senza Carolina, mi guardi, non dormo più, non mangio più, sono ridotto una larva, una cosa terribile. L'ha capito o no questo, signora? Oh, santo cielo, io non so più come dirglielo, signora, io la amo troppo, suo figlio, sto impazzendo! Basta, Rocky! Ma è impazzita, signora, non mi pesta a piede, perché dico... Mia figlia è pura come un giglio. Ancora? Che resistenza! Sì! Pura come un angelo, il Dio mi dia una figlia. Ah, ma allora lei non vuole capire. O non vuole capire o non capisce. Io sono pazzo! Sono pazzo di sua figlia! Io sono talmente pazzo che se lei non mi dà sua figlia io mi uccido, sa! Ma fino a questo punto la amate? Sì! O Carolina, o la morro da te! Carolina, non ve la darò mai! Sto prendetemi! Sinceramente preferisco la morte, signora, sinceramente! Preferite la morte? Sì, perché... Ma certo che devo andare, diamine! E chi la cavata? Sono tutti in giardino, cavata, castiverta, cabala! Ma come, generale? E Marcumando, certo che devo andare! Ma che è la prova che tu... Ti Beatrice, vai senza stanza, io ho capito fiori, tante fiori, e Marcumando profumi orientali per la notte di travaglio. E dagli con la notte di travaglio! E certo, la notte d'amore del dottor Travaglio! Chi ha la prova che tu... Si sa, prova, sì, sentito, certo, prova! Certo che la prova! Vedrà, lei riproverà di nuovo le sensazioni della prima volta. Però il consigliere mangia il celery. No, è celery che lei mangia lì, però noi siamo noi. E conoscendo la sua situazione, se continua da mangiare, andrà sin dubbio. Ma anche tripla, sì. Per cui mi quasi andrei a... Anche io se mi avessi trovato. Senz'altro, la ringrazio molto. Signora, niente, noi ci va. Noi ci va a cercare il sellero, via. Guarda. Ci va così. Grazie, lei è molto gentile. Ma sto generale senza murarmi, devo portare via se mi mia via da sta dritta. Ma tua mamma, Savesse sono due somma finita. E due mamma? In un luogo di corruzione e di scandalo. E il dottor Travaglio. Sì, sono le fatte di mia mamma. Ben potete che stanze degli ospiti, sì. Oh, sì, senti, sì. So tutto. Sì. E lo zio generale è pronto a sacrificare l'agnello. Ma quale agnello, mamma? Ma tu, tesoro, tu, piccolo agnello quasi borgno, cavagnacca, l'altare del sacrificio. Ma quale altare, mamma? Quale altare? Il letto della camera degli ospiti con il dottor Travaglio. Oh, beh, ma mi sacrifico, mamma, mi sacrifico. E mi sacrifico. No, mi sacrifico. E mi sai, mi sacrifico. Mamma mia, che senti, sacrifichi, smeg. Oh, mamma, per Dio, di non mi sacrificherà. No, no, guarda, lenta, l'altra, per stare rinfrescato, andrà che dopo sta smeg. No, ma mi sacrificherà, mamma. No, piuttosto impierai il posto. Mamma, ma può stare bene? Ti sei tornata pura come un angelo tra le braccia di tuo marito. Ma no. No, ben, no, ma non mi sa perché mi lo fa per il paese. No, ma se non c'è da ma come facevo a fare la guerra a sti idioti vestiti per parete al medioevo vicino a più neanche a bugiesse. Salute di tutti i costi passi. Certo, la sapete io, la giù a fare la statua del giardino.
Esciù, senti il giardino, appena stato. Ma per giù l'infine a me non arrivano tutti, compresa sua funna. Sì, sì, ma dite il giardino, aspettami vicino a quella fontana che la via, che il maledetto pesce zampillante che la mia sempre il campo, a me leva a col. Esciù! La spai loca le dite, di dire che mi dai un gran male alla testa, che lo sparite la circolazione perché hai un gran male alla testa. Sì, la stiva tutti, sì. Io dico che si riposava un po', che avete bisogno di riposarsi un po'. Bravo, e dimmi po', mia funna, come fa mia funna? Ma quali le due? Ma come fa mia funna? Carolina, mia funna vera, come fa Carolina? Ah, all'entra il giardino che hai curdare al dottor Travaglio. Ah, bene, e mia suocera? Ah, sua suocera hai curdare a sua funna e al dottor Travaglio. Bene, sì, questa roba che il dottor Travaglio riesce a stare tutte e due in tasca. Stanze che se parla qui e ti devo Chantal, Chantal è bella come una venere. Sì. Con giardin cochila, l'enga mica i musta tutti a valer il cancan. Sì, sì, i musta a valer il cancan. Spero che i musta manca il cancan, perché chi ne musta con le cose, ne manca il cancan. Raccomando, sorveglia. Va, sorveglia. Chiacca, stai tranquillo. Mi sorveglierai e farai attenzione che entra in giù. Va bene, mi auguro che tu sia appena stato. Mi raccomando, stassi vicino che se mi da manca, ti devi essere rimesso anche. Mi raccomando, sì, mi bugiore, va bene. Sì, sì. E chi è che guida, mi raccomando. Prendimi, forza, corri Massimiliano. Eccoti presa. Massimiliano, andiamo a portare la borsetta, raccoglimela per favore. Ma certo, cara. Ma che fai? Alzo la gamba, tanto non c'è papà. Partiasi fanendo stupidaggini, ecco la borsa. Oh, ma che folca, Sos. Ma la snencapì, io non sono una rocchetta, ma una piccola tigre. Enrichetta, per favore, non insistere, venga, duma balè. No, prima dammi un bacio. Ti bacerò solo quando saremo sposati. Quando saremo sposati, tu farai il cascamorto con le altre, ma io ti graffierò, dammi un bacio. Enrichetta, per favore, non insistere. Te lo ordino. Non prendo ordini da nessuno. E dai, sbasini e falla finire a parenti. Ma sta aspettando il giardino. Che peccato, si stava così bene qui. Vai. Prendimi, vai. Mi pare di un tenente. Scusa un po', chi era la sentita e la statua alla parlante? Ma l'ha già sentita statua a parlare, cretino. Però... A me ce n'è ragione. A me spiava. No, no, mi sei ne, ma sia che cosca quadra lei. Arrivederci. Arrivederci. Sì, alle spalle parlo, un momento. Meno male che sei arrivato, e la svista, che bella maestra che mia fuma, la svista Enrichetta lì, e dammi un bacio, ecco che mi raccomando, ora ti devi fare una cosa, devi svegliare che tutto il travaglio, e devi svegliare che mi sono bene sì che fuma stato, che non mi bugiano, ma faccia che devi dire, che sorvegliare, mi raccomando, sorvegliare, ma che devi svegliare, ma che devi svegliare, sì, visto un si fer, dove è schifata, certo che sto un si fer. Dico io, ma dove si saranno cacciati questi due cretini? E prima non trovo viaggio, adesso non trovo Giulio, ma che si aggiustino! Stavo tutto il giorno a pensare a questi due. Ah! Dio. Posso stare un attimo qui vicino a lei? Prego, ci metterebbe altro, scusi, Sam. Sono un po' affannato anch'io, ma è che sto cercando un cretino da mezz'ora e non lo trovo. Tra l'altro, scusi, non mi sono neanche presentato. Vabbè, non dà la mano. Fortunato Travaglio, medico chirurgo, è vero, eccetera. Io invece sono un vecchio antenato di mio zio. Ah. Sono un guerriero del 1500. Ma va là, eppure non si riporta. Generale, c'è un fantasma nel salotto! Generale, aiuto! C'è un fantasma nel salotto! Dici adesso suo parente, mi parli lei! Generale, c'è un fantasma! Ma questo fantasma siete un figlio con una spada vera e senza cretine! Ecco, tu dunque, il capitano ti viene sì e ti si supporta quel cretino di Giulio, Ma perché uno che va in giro vestito così ti sembra normale, furbo? Non c'è contena dalle strusse. Ma che ci fai di te? Ma che ci faccio? Ma con grazia, che viaggio come sta cuore assassina da metà dritta? Dovevo sparire la mia pazienza, le rivai mia fuga, io dovevo sparire che comunque, sempre meglio fare il guerriero del 1500 che vissuta le griffe mia pugna e mi dimmi un po', il generale le chiuse a chiave nella stanza, la spaglia sparisce. No, le ho tentate tutte, credimi che le ho tentate tutte. E allora cosa fumo adesso? Che cosa vuoi fare, Giulio? Che cosa vuoi fare? C'è solamente un'alternativa. E cioè? Vuol dire che mi sacrificherò
E andò a letto con tua moglie da se lo fai così in filo con questa spada, ricordati, le capitane, mi dovrei ancora diventare corruto a sfapacciare. Sai cosa sei tu? Un disgraziato! Ah sì! Sì, un disgraziato! Sai anche che disgraziato! Ma guarda che disgraziato sei tu! Solo tu! Sì! Ho guardato lui! Ho vestito di acciaio! Ma ti sembra normale, eh? Ma ce lo vogliamo ricordare tutto quello che ho fatto per te? Sì, cosa hai fatto per me? C'è un grande pastiglia! No, va benissimo, te lo voglio ricordare, E prima mi volevi far sposare Chantal, fino a qui ci potevo anche stare. Lì ci stavi, sì, bello, che poi c'è queste doti. Sì, ma sì. Non distraiamoci, ma che poi ho fatto 150 km per rincorrere tua moglie e tua suocera, di cui 25 appeso al predellino del treno, un freddo cane, eccetera, e quella belva di tua suocera che vengo qui e mi strozza, mi pesta i piedi. Sì. Ma se io penso che adesso devo anche andare a letto con quella papera di tua moglie, mi ne basta, ma... Papera. Ma sì, chiamala come vuoi, papera, talpa, colonacchia, gufo, ecco, gufo è bello, ci sta. Non ti permetto, per io ti infilo qui se tu non sai parlare così del mio piccioncino. Ma quale piccioncino, Giulio? L'hai sempre chiamata così anche tu quando eravamo là al bacco, tabacco e verde. Sì. L'hai sposata solo per la dote. Benissimo, per la dote, mille galline ripiena, la mia, piazza, vieni. Ma senta. Qui bisogna avvertire subito Giulio, dobbiamo scappare o raccontare tutto al generale. Pensi che le cose si stanno complicando, il generale mi fa la corte, vorrebbe tradire quel povero Giulio Dardanelli che crede mio marito, lo so, ma... Ma guarda se ti deve lo fame cornuto! E fa tanto grignere per tutte queste pare, si sta per capire la tragedia, mi succede un sacrificio, e di cosa fa sgrignere? Cosa è? Quella è la mia cantina, chiamami la signora da chiesa. Allora? Non mica come il valise, tu. E vai, Giulio, sta arrivando il generale, nasconditi che arriva il generale, mettiti questo, stai fermo, nasconditi. Biagio, metti una mano, facciamo finta. Fermo, stai fermo, non ti muovere. Cappuccino, non ti muovere. Mia cara nipote, tutti ti stanno cercando, tutti ti aspettano. Vuoi ancora fare coppia con me? Ma certo, andiamo subito a ballare. E il dottor Travaglio venga anche lei. E sto ferriero si può fare? Io non capisco che ho un po' di pure. Sì, è un magnifico posto da ti puoi andare a dire che ti avrei la cura. Pensa che era di un nostro antico antenato, non morto tanti anni fa. Ha fatto tante guerre per poi muore Cuma. È in guerra. Ma che in guerra, l'è morto il pulmonite da giardino. Acciù! 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 È successo così, no? È caduto all'interno del prato, le state a me per 2 ore, quando l'antruolo era bella morta, passai in 4 ore e morto al tiro. Acciù! 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 Ma con chi ha tutto il travaglio, c'è un fraile? E deve essere un virus che gira. Andiamo al giardino, E Giulio dove? Oh, Giulio, l'attanto a camala la testa. Ah, sì? Giulio! E sua moglie? Quale? Mia moglie è nella sua stanza, sì. Che diciamo si sta, come dire, preparando. Per la folle notte d'amore. E che notte, non può capire, non capisco neanche io. Che notte, che notte, auguri. Grazie, auguri a lei. Andiamo, cara. Oddio. L'ha visto? Chi è morto il pulmonite? Ma se mi aveva fatto il pulmonite, mi si era puttana, pareva, non aveva mai capito il pulmonite. Acciù! Salve, cosa? Dammi pace. Sì, no, basta, ti che è morto il pulmonite. Allora, mi viene sì. Arriva gente. Oh, santo cielo, no! No, ma mi devo parlare! Sì, però fa pressa perché mi devi tornare a valere. Mi hai detto la pianta se mi fa perdere il cavallo. Sì, parla. Siete scutto. Lo sa Celeste che prima lì di te che l'hai imparato i baci veri? Sì. E allora? Ti la smaitai in base a quei due? Mi? No. Mamma dice che è sconveniente. Ma ti sei serio? Sai dare i baci veri? Sicuro, alla mostrame madame Dardanelli. La signora Dardanelli dà lezioni di baci? Ma son così? Ma è contentissima, alla dime che posso riprovare quando voglio. Ah, capisco.
piacerebbe provare? No, no, Benedetto, no. Vuoi che ti insegni? No, no, Benedetto, non tentarmi. Tu diventi rossa. Mamma dice che i baci sono compromettenti. Ma ora mamma è messa, dai, vedi! Aspetta un momento, ma tu non sarai per prendere voti? Ma neanche per soli. Ma scusami, se prima ripetevi sempre il signore mi ha chiamato. Ma Benedetto, scusa, ma in tal mondo il Benedetto ne saranno 6.000, sarai pa' proprio mio. Benedetto, io non ti riconosco più. Lo sai, lo sai, Naso Rasur, neanche mi riconosco più, né mi da quando Madame Dardanelle l'hanno stava nei baci veri, lo sai. Ma sono cambiato, mi l'avevo mai provata, è una sensazione simile quando la basame per la sica sono arrivata, lì sono tutto un feno che si rampignava su alla fame c'è per un granfi, per dopo un calore, ma un calore per la città, la schiena, tra la stella della schiena, le montame su di un'olia che sono belle grosse, e per la buccia resta, c'è resta, mamma mia, c'è resta, no, Benedetto, c'è resta, no, Benedetto, Benedetto! Ma perché? Come perché? Lascio un attimo, mi hai lasciato. E trovo il cuore stare a quella povera Celeste. E prima andai al giardino, lei visto come stranzia la signora Dardanelli mentre cavalava. Vergognoso e vergognoso. Scostumato. Ma che scostumato? Era così divertente. E così spalle con me. Beh, scusa, è veramente alle nevi stessa cosa, mammina. Come alle nevi stessa cosa? Vergognoso del vergognoso. Uno andò a salire il generale e vendo ma via immediatamente da questa casa. Va bene. Cule, su sì. Se cerca più della cosa, perché se il generale la vuole intestare, pare pensa con che si metti che la vivi dalla fuori. Sì, ma mi come? E cerca più, dico, mi da lui va a preparare, Benedetto. E torno subito alle mie cose matte un po'. Oh, le papille già per me le fanno parare. Che cavo che lei c'ha qua. Dei baci veri. Come saria? Saria che mi lo dei subito in basina quei due. Ma cosa vuoi dire? Se vedi che mi dovrei provare a dei in basina quei due. Oh, ma certo caro che ti do un bacino. In fondo potrei essere la tua mamma. Sei contento adesso? No, signora. Non sei? Così. No? Così! Ma
ma che sto facendo? Silenzio un lato! Ma che c'è? Altro che prendi! Ma che... Ah! Vedi, esci tuo male! Mami, mami, ma come mi cucchi la camera su? Ma niente, ma sì! Mami, mi cucchi la camera su! Mami, basta! Mami, camera su! Camera su! Se il mio amico passerà con ti dica che non sa studio fare una cosa, dice che aspetta un momento. Tu che sa che verrà? Vedi, ma vedi che dove i cuochi, signore? Ecco, chi è il cassetto può le storie a un grado che dice da sola? Con lei, vergogna! Mamma mia, da questa casa! Oh santo cielo! Ma che cosa ci fa giù? Giù così questa statua, signora, eh? Ma mi si chiama fa da sto... Ma sarei tu in causa l'armatura e sfama il chiel? E ma sa cosa sarà, signora? Sarà il contraccolpo che ho preso, non ci crede. Sì. Signora, prego, non vada a raccontare tutta questa storia al mio caro amico Giulio. Insomma, non è colpa mia e neanche colpa di Carolina, se noi ci amaiamo. Oh, Carolina è ormai sposata con il dottor Dardanelli. No, mamma, ma non è colpa sua, anche a me non è indifferente. E poi io potrei sempre divorziare e sposare il dottor Travaglio e furtirci della mia dote. Non l'hai già detto, ti stai zitto, sei sposato con il dottor Dardanelli. Oh, non facciamo scherzi. Non facciamo scherzi, sa! Non facciamo scherzi! Dicevo! Diceva! Dicevo! Certo, prima. Certo! Adesso! No, tu... È la nostra fede che ce lo impedisce, Carolina! La nostra fede ci impedisce quello! Devi stare col tuo marito! Sono salvo! Anch'io! Tu Dardanelli! No! Travaglio! Tu Travaglio sono io! Oh, signore, ma siete qua? Avete portato voi le valigie? Ma potevate chiamarmi, le avrei portate io! Sì, ma c'è male, ma c'è male, viaggio! Ma chiara la ne senti? E adesso andiamo a Maria da questa qua! Chiara porta fuori le valigie e noi andiamo via! Vieni, Carolina, che andiamo! Sono qua, Carolina, sono qua! Dottor Travaglio, senta, dottor Travaglio! Ma sono qua, sì! Dottor Travaglio, senta, dato che mi premei divorziare perché la nostra fede non ce lo consente, c'è ancora una speranza! È il dottor Dardanelli lì in clinica! Può darsi che muoia! Speriamo! Ma niente, vada tranquilla, io ne ho detto. Vada! Viaggio, mi raccomando, le sorvegli e qualunque cosa accada venga da me me lo riferisca, va bene? Ma tutto il possibile, le sorveglierò. Veglierò su di loro a costa di provocare un incendio. Bravo, Viaggio, vada Viaggio, corra, vada! Aspetta.
disgraziata, disgrazia, momenti loro belli, alle traumi da su tutta la curassa per le ferme brusi, e per le vecchie che criticano il basetti, sì, so. E la contessa che è crusella della madame, sì, lo so. E l'autolata Mencau, sì, lo so. E dove, dove siete finiti voi? Che mi venite le sie di terra? Ma come stas? Se mi rune stasera però poi sicuramente tranquillo. Sta per usare il mio forza, svegli. Adesso slancia di tutto. Perché adesso sono sto. Aia! Deve stare al generale e deve stare a dire tutta la verità, perché mi sono stufio, sono stufio veramente per questo momento. Ma io devo dire la verità, sì, al generale. Ma sì, ti rendi conto che se diciamo la verità al generale, Chantal manderà a monte il matrimonio di Enrichetta, te ne rendi conto? Meglio il matrimonio di Enrichetta che mio! Ah, slaccia tutto lo slacciabile, bestia! Ehi, bestia, stai calmo, tu non ci parli, io non sono Biagio, Sì, tu non sei Biagio, su ripeto, perché tu devi essere il mio schiavo devi essere. Ah sì? Sì. Allora, dato che sono il tuo schiavo. Avanti, ti sgruba io! Sì, va bene, dopo prendo il treno con te, va bene, tanto, sì, tanto. No, 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 tu non prendi mica il treno con me, assolutamente. Ecco. Anzi, perché poi adesso mio socio saprà tutto, anzi, quando saprà tutto? Vorrà anche che per riparare l'onore io ti sfidi a quello. E mi ricordi, mi ricordi, mi ne vengo in masete, anche se ti odio, io ti odio. Ma che cosa c'entro io? Guarda che tutto questo l'hai combinato tu, ma guarda tu che figura ci faccio adesso con tua moglie e tua suocera, cioè io. Ma sai che figura ci fai tu? La figura del porco, ah, no, che ho io, sì, del porco, tu è la figura del porco, te lo garantisco io. Dai, tu vai a cambiare, io vado al generale, sì, attento, piano, che tanto è questo. Anzi, il tuo bravo sei, per un po' di tempo non girare tanto vicino a casa mia, perché ti aspettai un po' che Gigi e in testa mi fuga. Ti aspettai Gigi e ti aspettai che hai su dispo, tu, ecco. Noi donne dobbiamo farli divertire. Ma certo, cara, agli uomini non piace la noia. Ma che cosa dobbiamo fare? Signora Dardanelli, se un uomo ti chiede di dargli un bacio, tu glielo puoi dare? Tu glielo devi dare. E quell'uomo cascherà ai tuoi piedi. Perché vedete, ragazze, un uomo si può fare innamorare. Per una donna non è difficile. Difficilissimo è mantenerlo innamorato. Perché gli uomini in amore sono come dei bambini e vogliono giocare, ecco, loro si credono forti, ma sono fragilissimi, basta saperci fare. Voi dovete lusingarli e dire che sono intelligenti, farli re della loro casa. Ecco, voi dovete essere come i fuochi d'artificio, belle, allegre, colorate, eleganti e anche un po' arrabbiate e capricciose, ma sempre ben profumate e misteriose. Ah, come parla bene, signora Dardanelli. E ricordate, ragazze, che se decidete di sposarvi, ecco, dovrete giocare purtroppo allo stesso gioco per molti anni. E quindi cercate di variare il gioco, sì. Capito, Enrichetta? Sì, ma dobbiamo sbalzare la gamba? Certo, finché potete alzarla! E allora, e dai, anche la gamba di un papà! Ragazze, fate tesoro dei miei consigli! Va bene, andiamo a balzare la gamba! Giulio, tu, Giulio, sei pronto? Sì, arrivo. Dai, vieni, che è tutto a posto. Insomma, a posto. Ah, Giulio, allora. Guardate, hai incontrato il generale. Tutto a posto. Sì, fermi. Stai calmo, lascia che ti spiego. Sì, ho incontrato il generale, tua moglie e tua suocera. Sì. Allora, loro due hanno salutato il generale, ho salutato, erano un po' arrabbiate. Solo che io, per fingere meglio, ho dovuto baciare tua moglie. Sì. E allora tua suocera non è stata molto... Ci ha fatto questo. Ha fatto benissimo così, ti sta bene. Ha fatto benissimo tua suocera, io mi prendo i pugni di tua suocera. Va bene. Comunque, l'ha trascinata via, sono salita in macchina, sono andata alla stazione. Ah, loro prendono il treno delle 9:30, noi prendiamo quello dopo, così parlo anch'io con te. Benissimo, benissimo, facciamo... però sei sereno. Due re! No! Mi raccomando, contegno, adesso. Ma come contegno? Caro nipote, finalmente hai trovato! È tutto il dico che... Sì, dimmi, signor, sì, l'avevo poi male a testa, io lo sparì perché... E ora è passato? Le passiamo studio. Sì. Ciao, decisamente. Anduma giardino a Balè, sono tutti i ragazzi per rispetto in una storia. Ah, va bene, sì. D'accordo? Sì.
Sì. No, perché hai la duchessa della Rocca, la contessa del Querzetto e il suo fior Benedetto che sono partiti in corsa per andare al punto del parco e riesco a capire una fine mischia. Ah, lo senti perché sono stati in corsa? No, parei, mi sbiavazza lei perché sono detto del parco, mi piace girare un po' per il giardino, parei, sì. Sì. Ahi è tua fumina legge da lauda che mangia in musta, tutti a fare il campo. Che paprika, che paprika che la via lì, si affisciano in tua fumina. Si affisciano in mia fumina. Zio, dimmi. Sì. Senti, io ti spiego. Sì. Si affisciano in mia fumina, di cosa farias? Si affisciano in mia fumina? Sì. Una sposa io sì. Ecco, allora mi zio, le tempi tu con questa fare, zio ti... Ti vesso sposera perché Chantal è mia fumna! Ecco, ho detto, si liberava, finalmente si liberava. Ma lei è tua fumna? Lei è mia fumna. Perché la chiami Chantal? Ecco, perché la chiamo Chantal? Perché la chiamo Chantal? La chiamo Chantal, chi la si chiama Erminia Bottasso, prima ballerina del locale Bacco, Tabacco e Venere, in arte Chantal. Sì. La ballerina? La ballerina. E come faceva a tua automatica? Come faceva a mia automatica? Come faceva l'automatica camia, Matti? Come faceva l'automatica camia? Sì. È venuta perché aveva... ma ti chiedi un po' tu, ma guarda questo che mi metti in mezzo a me! L'automatica era la mia camia perché avanti da me aveva fatto una stupenda tragedia, andava sui posti da me. Zio, io sapevo che disgrazia, che tragedia, zio. Sapevo che chiudete tutta la verità, che adesso non sta mai sentendo. Sì. Il tenente Giannetti, sì. Era fidanzato con Chantal. Ma Giannetti? Sì, era fidanzato con Chantal. Ebbene, la mula Chantal per mettersi con tua figlia Enrichetta, la scappata Enrichetta, sì. E questa creatura, questa povera creatura sensibile. Affranta fra le lacrime, questa creatura che aveva regalato. Aveva donato al tenente Giannetti il suo primo e unico fiore. Sì. E lui, Giannetti, questo fiore lo ha calpestato, sì. Lo ha spezzato. E lei, con la sua sensibilità, affranta fra le lacrime. Allora, nel mio camia per dirmi che lei... Affranta fra le lacrime. Quando la sua camia, tu così, nel mio perché bisogna spiegare, capisci? Bisogna dire che lei le aveva spezzato il cuore, capisci? Le aveva spezzato il marito, per cui lei era... Le tue svolte che dice affranta fra le lacrime. Chiedi aiuto! Allora vedi, china sempre affranta tra le lacrime. Sì. Le mie famiglie perché noi volevamo come dire, ecco, dargli dei consigli, ma sono che niente, io ero così, capisci? Sì. Ecco. Ah, l'hai capito finalmente. No, ma io ero sicuro che il generale capiva, sì, perché lui allora, è un tipo... Allora ti per salve, il tenente Giannetti... Si è fatto passare per il finto marito di Chantal, semplice, no? E l'ha capito il motivo, no? Perché? Perché Chantal, quanto le mie belle sì. Bisogna vendicarsi del tenente Giannetti, bisogna fare stupendo scandalo davanti allora, a tutti, la scappi. Allora bene, Enrichetta. Si è nuovamente fatto passare per il marito di Chantal. Lascia il va l'onore della famiglia. Grazie, bravo. Ma non è necessario, Ma perché le viene di non scendere? Ecco, lui detto subito, perché sai un incubo di la piave, sono cose difficili, capisci? Da dove spieghi? Allora certo. Lui appia a te, ma ne ho il coraggio di tu subito. Ma perché non gliel'abbiamo detto subito? Sì. E chi la Chantal Codis? Ecco Codis. Chantal Codis. Dici che perso un marito ne trova, vuole trovare un altro. Perso un marito ne vuole trovare un altro, ecco. E pensate che io gli ho anche offerto, sì. Non vuole, dice che non vuole. Non vuole, no. Ma oltretutto lei è sposata e con suocera. Esatto. A chi? Sì. A proposito. Sì. Chi le può fare? Ecco. Perché mia fuga è la sua. E la mia? La Galiga Borgna. No, lei è la Galiga Borgna.
è leggermente miope con un piccolo difetto alla gamba destra. Sì. Piccolo difetto. Avevo anche cercato di farglielo capire, generale, sì. Ma niente, lei non voleva che andasse a inverdire la notte di nozze, eccetera. E lei ci è andato? No, sono mica amato, ma scherziamo, Sì. Certo che sì. Qui bisognerebbe riparare. E bisognerebbe riparare, certo. In realtà ha subito, diciamo, un torto. E chi è stato? Voi pensate che offrendogli un matrimonio... Si calmerebbe subito. Sì. Chi è stato vilipeso e maltrattato è giusto che venga ricompensato. Sì. E ricordatevi che io sono poi sempre un militare. Per cui io sposerò Sant'Anna. E gli invitati sono impazziti per il cantante. Non solo quello che è impazzito, mi hanno raccontato tutto. Il dolore che ti ha dato il tenente Gianneschi. Sei affranto. Famiglia ti ha maltrattato, sì. È giusto che tu venga ricompensato. Hai perso un marito, io te ne ho trovato un altro. Sì, a propri arsise, a propri leva. Ricco è molto ricco, Per cui io metto i tuoi piedi la mia fortuna e il mio titolo nobiliare. Vuoi diventare la baronessa d'Altanelli? Oh, generale! E ti porterò nell'Africa selvaggia e sarai la madrina del mio reggimento. E così perso il tenente ragionatore se dieti senta. Cosa mi rispondi? Oh, generale, certo, ecco, in fondo, il tenente Giannetti mi ha lacerato il cuore, ecco, io ho bisogno di un po' di pace, e laggiù nell'Africa lontana, in mezzo a quei bei tenentini. Farai una bella guerra tra di loro. Sì, ma sarà una guerra d'amore. Una guerra d'amore, sì, una guerra d'amore. Cugina, vedi, stavo aspettando per un altro ballo. Oh, ma cosa fai qui, Guido Baldo? Cara Gertrude, lei piena decisione molto più importante. Oh, ma per me è signore, decisione più importante del matrimonio dei nostri due rompi folli. Adesso andiamo tutti in giardino a ballare. Andiamo. Mi sono stammo di la pupilla. A Minò, le tutte di che sono dritta la corassa, si ne può fumare. Ma quelli sono dettagli che... Ah, sono dettagli? Meno male. Però quando io ti offro il mio aiuto, non è che poi ti dico le cose e tu mi ascolti. Se ti dico affranto fra le lacrime, se ti affranto fra le lacrime. Scusa, ma la stima ti ascolti, affranto fra le lacrime. Ma tu chi sono? Io sono mica un attore che sta per fare il pupazzo. Se ti dico affranto fra le lacrime, mi stai via immediatamente da questa casa e mi fu rientra in seminario a causa dal dare. La mamma adesso dov'è? La mamma non sei ne mi micro ne dare che la le spruola giù una bialera, non mi sei ne. No, ma le chi la mamma? Ma mi sei ne che tu le do? Mamma, alla si carina. Oh, mi guarda che è stata. Ma che è stata? Mamma, aspetta, mamma. Ma che fa sta nempare?
Non comprende il gioco, fa niente in male. Benedetto, giù la faccia. Sulla faccia, Benedetto. Ma Celeste! Ma fa tensione, che è pericoloso! Pericoloso? Ma che pericoloso? È un simpaticone. Io lo mordicchierei tutto. Ma scusa, ma prima la spadicchia era sconveniente dare i baci. Sì, ma poi ho avuto una brava maestra che mi ha fatto cambiare idea. Ora posso? Certo. Dunque. Signora Duca. Formelo! Formelo! Signora Duca. No, ma sta tremendo. Lei mi permetterebbe di diventare il fidanzato di sua figlia? Stama che è fuori da me per un titolo chi vuole. Grazie. Oh, Benedetto! Hai sentito, Celeste? La mamma consente. Ora devi solo più consentire tu. Ma certo, acconsento. Ora dammi un vasino. Subito. Adesso avrai da me tutti i baci che vorrai. Grazie. Farei qui recuperare tutto il tempo che la fame perditi. Adesso, Benedetto, dai un bacio alla mamma. Subito. Signora Lucas. No, smesso. Ma Benedetto, Sì, che lui si è fatto tardi, giusto? Nati dopo, mi lotta la base, e poi portare alla mare. E per il poco capito. Sei una cosa, muovere, e non va fin fuori a confidare, mi ti sei no! Per filo per sì, segno, ma... alla sprovvida manca, del piede. Sì, sì, ma mi lo capisco, ma il mio signore l'aveva chiamato, Benedetto! Adesso scrivi se tua figlia che mi chiese scusuma. Per questo ci andrebbe il tatto di una futura mamma. Oh, sono una mamma. E che mamma? Bella mamma. Mi sono venuto. Senti, io adesso vado in giardino a dare l'annuncio. Quando tu ti sentirai pronta mi raggiungi. E assieme daremo la grande notizia. Va bene. Tutto il travaglio, mi... venga insieme a me dal giardino, perché penso che sarà che esperimento. Che faccio? Prendo i sali? Prendiamoli i sali. Generale, ce l'ha una bistecchina? Andiamo a vedere. Come si va a cercare la bistecchina? Sì, sì. Bene, brava, congratulazioni, ma che brava. Quando ti sei diventata mia funna, la scampò a me a mise nel braccio della mia funna, la si istruì in ricchette la cameriera, si svendicate del tuo tenente Giannetti, si è anche, come di comportate bene in mezzo a tutte queste signore dell'alta società. La sfai perdi la vocazione a Benedetto, che da quando la tastai pur dare a tutte ora, era una buona figlia, veramente. E adesso, ciliegina sulla torta, diventes anche la moglie di mio zio, il generale Tartarelli. Ma... lei desmentia qualcosa? Caro Giulio, svista, è fuori era destin che mi diventessi una signora Dardanelli. Sì, sì, ma che fatica che le due febbre, sì, caro. Però, sì. Dai, fu, ha trionfato l'amore, no? Brava, ha trionfato l'amore, sì, l'amore, scusa, la riespa veia. E temme che le sue paprika anche a me. Oh, finalmente pare in piazza stai! Oh, Luisa Borgna, Livio Perappia.
caso proprio di guardate per noi è veramente un onore, siamo veramente orgogliosi parlo sicuramente a nome della compagnia, di onorare quando è possibile tutti gli anni l'appuntamento con la nostra associazione. Siamo veramente orgogliosi e contenti. Insomma, sempre che forse le mail due ore e altro, due ore e tre di tante visite, speriamo che lei, come dire, rispettare lo scopo, deve far passare una bella sera. Il nostro augurio è sempre quello di vederli, di vederci qui numerosi, specialmente a teatro, anche perché se siamo a teatro vuol dire che tutto va bene, sicuramente. E questa tradizione speriamo di portarla avanti, di trovarci, di farvi divertire, come dire. Grazie di tutto, grazie alla nostra Presidente, grazie soprattutto a Lorena che... anche sul palco i nostri indispensabili orgogliosissimi della compagnia Laura Rivoglia, Daniela Gatta, Luigi Rovere, buona musica, grande artista Aldo Curto, le musiche sono di Emilio Daniele, il nostro artista tecnico Giorgio Risso. Grazie. Grazie, penso sia l'unica cosa che si possa dire di un divertimento così simpatico, così sincero. Devo ringraziare voi per ogni cosa perché mi prestate sempre a questa manifestazione che ormai è andata tradizionale della nostra vita associativa. Bisogna ringraziare Lorena, mi fa sempre l'elenco, si vede che pensa che sono già un po' ribambita, c'è ragione. Il sindaco di Caraglio che ha concesso il teatro e la banca di Caraglio che sempre collabora anche a queste con una donazione per la realizzazione di tanti lavori. Migliorate di anno in anno, ma il vino d'altronde fa quel lavoro lì. I complimenti ai più giovani, perché sono uno molto bravo, l'altro molto bello, anche molto bravo, ma sicuramente molto bella. Vi aspettiamo a Torino adesso, ho già comprato i biglietti per venire a vedere a Torino, anche se l'ho già visto, ma ci vediamo il 26 a Torino. Ancora complimenti a tutti, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, ripeto grazie. Buonasera. Grazie.